Buon pomeriggio a tutti. Riprendiamo i lavori del nostro convegno sul tema della fiducia, Trust, a Philosophical Approach, con il terzo panel, quello dedicato specificamente a questioni di fiducia in logica e filosofia della scienza. Sembra strano parlare di fiducia in questi contesti, e invece vedrete c'è molto molto da dire. Ci aiuteranno in questo tre relatori veramente, o meglio, tre contributi elaborati in realtà da cinque relatori di tutto rispetto. Avremo anzitutto la relazione del professor Giuseppe Longo, che fra poco presenterò. Seguirà poi la relazione di Pierluigi Barrotta e Roberto Gronda e concluderà il panel Luca Bellotti ed Enrico Morriconi. Presento brevemente Giuseppe Longo, perché in realtà, anche se in rete gira un short curriculum, c'è molto molto da dire nel suo curriculum. È direttore della recherche al Centre Cavalier di Parigi, è responsabile del progetto Loi de Dieu, des Hommes et de la Nature a Nantes ed è adjunct professor a Tufts University Boston. Personalità veramente a tutto tondo, io lo seguo e lo leggo con molto piacere proprio per il carattere interdisciplinare che ispira tutta la sua ricerca. Autore di più di 100 articoli, di tre libri, si sta interessando attualmente, alla filosofia della matematica, alla biologia, alle scienze, cognitive. Il progetto ultimo che sta coordinando è su complessità e morfologie informazionali e sta lavorando sul problema dell'interfaccia tra matematica, fisica e biologia. Quindi più interdisciplinare di così, direi si muore, anche se si parla di biologia e quindi di scienze della vita. Gli do volentieri la parola, lo ringrazio davvero per la sua partecipazione. Grazie tante, fa molto piacere, molto interessato tutta la mattinata. Peccato non essere a Pisa, dove d'altra parte ho insegnato, prima studiato e poi ho insegnato molto a lungo. Io vorrei provare a sostenere la tesi, arrivando poi all'attualità, che si può avere fiducia nella scienza quando questa è accompagnata dal dibattito anche controverso. La differenza, diciamo, della polemica ideologica che oggi sia una caratteristica dominante, tutti in ambiti d'attualità, quelli di cui arriverò a parlare, cioè le questioni attuali del Covid in cui sono stato implicato, vi spiegherò come. E in effetti la questione del dibattito e del fatto di proporre percorsi nuovi è il cuore dell'invenzione scientifica. Quando c'è uno spazio di discussione, possa essere l'agorà greca, la corte piccola del principe, del duca illuminato del 400-500 italiano, si forma allora il pensiero scientifico, o perlomeno sono grandi momenti di svolta. Persino in Unione Sovietica, l'unico posto in cui un pochino si poteva discutere all'Accademia delle Scienze, almeno di matematica e di fisica, non di biologia, e lì si fa grandissima scienza, l'unico posto dove si discute. E questo perché non solo la proposta scientifica nasce all'interno di una scuola che sa per discutere, ma perché nasce dall'individuo, dal piccolo gruppo che non è d'accordo, che dice no, bisogna andare in un'altra direzione, anche un risultato minimo, perché è quel gruppo che ha un'etica della conoscenza, che sviluppa al massimo un'etica della conoscenza. L'unica cosa in cui aver fiducia, quando la scienza è praticata con un'etica, e cos'è quest'etica della conoscenza? Per me una sua componente essenziale è la capacità di fare un passo di lato, di guardare da lontano i principi su cui si sta lavorando e che si stanno utilizzando, esplicitarli e essere capace di cambiare. A questo appunto il dibattito contraddittorio è fondamentale. Poi l'efficacia scientifica si dirà. Vi dirò che arriverò all'attualità perché sono stato invitato 2 anni fa a far parte di una rete europea che si chiama European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility.
Sono stato poi veramente sorpreso anche dai numerosi batti che abbiamo avuto, perché si tratta di innanzitutto biologi dell'ecosistema, agronomi, biologi molecolari che lavorano in ambiti fortemente connessi all'OGM, di cui sono molto critici. E così mi considero un po' il teorico, l'epistemologo di servizio, che mi piace molto. E tra l'altro abbiamo avuto un recente dibattito sull'origine del Covid, che è stato un tipico esempio, secondo me, di bella controversia. Cioè, per una giornata intera dei colleghi con opinioni diverse, zoonosi, origine animale oppure manipolazione genetica, origine artificiale, senza nessuna certezza, veramente esplorando, si sono contrapposti. Poi, alla fine, tre di noi hanno tirato un po' le fila di questo dibattito, che veramente per me è stata una bellissima esperienza, ascoltarlo dall'esterno e poi cercare di fare alcune considerazioni di sintesi alla fine. Io lo metto nel chat, metto un indice al dibattito per chi fosse poi interessato, non so se arriverà al pubblico, vedete voi. E vediamo, rimontiamo un pochettino a questo ricchezza del dibattito che poi ha portato alla rivoluzione scientifica, in cui la fisica ha avuto un ruolo assolutamente centrale, dominante, innanzitutto partendo evidentemente, lo sappiamo bene, dalla meccanica celeste. E perché questa grande fiducia che poi per quattro secoli, fino a qualche anno fa, era proprio alla fisica? Secondo me non è tanto per la certezza che dava, secondo me perché ha saputo inventare teorie nuove. È portentoso come in quattro secoli si è passato dalla meccanica celeste, alla termodinamica, che non c'entra niente, totalmente originale, l'idrodinamica, un'altra cosa, non c'entra niente, e poi la proposta atomistica, e poi la fisica quantistica e la relatività. Teorie incompatibili fra loro, tutte incompatibili, eppure i fisici li hanno inglobate, le hanno messe in quadri molto generali, i principi di conservazione. Cioè, e tramite il dibattito hanno saputo avere quei momenti altissimi del confronto, per esempio Einstein-Bohr, in totale disaccordo, ma con una grande comprensione ognuno delle posizioni dell'altro, che è proprio uno dei paradigmi di cos'è una controversia contraddittoria che fa avanzare la scienza, nel disaccordo totale, sono in totale disaccordo. Questi secondo me sono i grandi momenti che hanno poi permesso che gli altri grandi momenti, proprio la fisica, l'unificazione. Cioè, in fondo non ce ne sono molte, no? Newton, Maxwell, Boltzmann, Einstein su gravitazione e inerzia, cioè queste teorie che si contrappongono in contraddizioni incompatibili, che in 3-4 casi hanno avuto un proposto unificante, cioè un'invenzione di una nuova teoria che permette di capire due teorie incompatibili in uno stesso quadro. Questo è successo solo 3-4 volte. Questo per dire come, per esempio, la riduzione alla teoria del livello inferiore non esiste, no, non c'è mai stata. Anche Boltzmann non riduce alla visione atomistica la termodinamica, perché inventa una nuova teoria. L'ipotesi ergodica è un'ipotesi asintotica, cioè un'altra teoria che lo inventa in infinito. È un passaggio al limite del numero di particelle sul volume, è tutt'altro quadro teorico che permette di unificare una visione atomistica alla termodinamica. Tutte unificazioni. Invenzione e unificazione. A mio avviso questa è stata la componente essenziale del successo, direi, e del riferimento permanente, dell'egemonia, riconosciamo, che ha avuto la fisica per quattro secoli. Ha avuto e che sta perdendo, e questo è drammatico, sta perdendo un po' per una crisi interna, forse, perché non riescono a fare le unificazioni oggi cruciali, e un po' per scelte, perché forse questo grande pensiero critico che non è più tollerabile. E così i fisici, se vogliono fare borse di dottorato, sapete voi, vanno, si mettono a fare intelligenza artificiale, matematica finanziaria, fisica statistica, è il fornitore massimo dei matematici della finanza, perché hanno gli strumenti più adatti. E questo è un fenomeno, secondo me, gravissimo, una grave perdita. O si spostano, si mette a fare meteorologia delle dinamiche sociali, una cosa terrificante. E così questo è per me è stato l'elemento chiave della grande fiducia che noi abbiamo avuto per quattro secoli, evidentemente nell'opposizione di settori che non riuscivano a assimilare la svolta eliocentrica, ma è passato quello nella fisica. Diciamo, il XX secolo ha poi avuto un altro
grande contributo, sto parlando degli ambiti a me più familiari, come quello della matematica innanzitutto e poi della fisica, grazie a 10 anni di collaborazione con dei fisici, che è stato il radicale rinnovamento della matematica, diciamo dopo Riemann, la geometria algebrica italiana, l'invenzione della logica matematica, che poi quest'ultima ha avuto un'enorme ricaduta, l'invenzione delle nuove macchine che stanno cambiando il mondo. Vi dirò che nell'ambito di questo ambito della controversia interna, l'invenzione della macchina negli anni 30, l'invenzione teorica della macchina, è proprio il risultato di un punto altro punto altissimo della controversia, è risultato da risultati negativi, cioè tutti i tre maggiori del momento, nel 31 Gödel, il 32 Church e Turing nel 36, inventano la nozione di calcolabilità da cui poi arriverà la macchina, o perlomeno fornirò il quadro teorico per fare le macchine dagli anni, alla fine degli anni 40 in poi, i computer, provando risultati negativi, cioè dicendo no alla congettura di Gödel sulla decidibilità degli asserti dell'aritmetica. Proprio capite la potenza scientifica di una proposta molto precisa, molto seria, come era quella di Gödel, molto articolata, che loro specificano ulteriormente, spiegando che cos'è essere una funzione calcolabile, e facendo vedere che esistono funzioni non calcolabili, che esistono enunciati non decidibili. Cioè, proprio è questo modo di contrapporre che a mio avviso, al cuore di una fiducia di un ambito scientifico, questa capacità di uscire fuori, dire no, non è così. È quello che era una congettura dominante, molto giustificata, diciamo, perché era una proposta fatta da grandi con spessore. Ecco, io dopo aver lavorato a lungo in queste questioni fondazionali della matematica, l'interfaccia, l'informatica, poi ho collaborato decine d'anni con fisici e poi sono arrivato dal 2008, grosso modo, a collaborare con dei biologi e devo dire che gradualmente tramite loro entrare in queste questioni, organismo, ecosistema. Venendo da ambiti scientifici, con tutti quei più bravi, meno bravi, so, tanta gente molto brava, ho avuto la fortuna di incontrare, cominciando da Pisa, e uno arriva nell'ambito di interfaccia organismo-ecosistema, si rende conto che non è una scienza, ma è un campo di battaglia. È realmente un campo di battaglia. Cioè, dovuto sostanzialmente al fatto che la quantità di soldi è talmente superiore alla quantità di scienza che, ecco, la discussione, la controversia, la fiducia non hanno più luogo d'essere, è assolutamente terrificante. Insomma, ecco. In particolare, io ho cominciato a collaborare con Carlos Sonne, Shana Masotto di Boston, che hanno un laboratorio di biologia sul cancro. Sono soprattutto occupato di perturbatori endocrini. Hanno scoperto il ruolo cancerogeno del bisfenol A, che era in tutte le plastiche trasparenti. E sono stati massacrati, perché quando uno dice che un prodotto che è prodotto appunto 2 milioni di tonnellate per anno è un cancerogeno, capite, non c'è più controversia, cioè ti massacrano, no? Cioè, di tutto gli ha detto. Poi un po' alla volta, per fortuna, altri molti si sono uniti e oggi il bisfenol A è stato proibito, come io racconto spesso, li ho conosciuti nel 2008 perché erano venuti audizioni al Parlamento francese e poi al Parlamento europeo e non c'è più, però è stato per molti decenni una componente essenziale. È uno dei tanti fattori che ha fatto sì che in 40 anni l'incidenza del cancro è raddoppiata. Diciamo che questo problema della biologia era anche un po' suo interno, cioè c'è stata una vicenda, soprattutto nel dopoguerra, in cui il dibattito, la controversia è venuta un po' alla volta meno. Ecco, valgano come esempi quelli di Waddington, Barbara McClintock, molto illustri personaggi, poi Barbara McClintock che ha avuto il premio Nobel nell'83, che avendo proposto l'epigenetica, cioè un ruolo nel controllo dell'espressione genetica del proteoma della cellula dell'organismo, sono stati veramente emarginati, ma in malo modo, nel senso che Piatelli Palmarini, un italiano negli Stati Uniti, racconta in un libro, pur nella sua grande ammirazione per Monod, Jacob, eccetera, che lui negli anni 70 fu proibito di citare Barbara McClintock, gli venne vietato di andare a trovare in Inghilterra Waddington. Cioè, al suo interno il confronto teorico della biologia aveva già qualche problema, prima che diventasse, come negli ultimi 20-30 anni,
attraverso gli OGM, la riscoperta dei perturbatori endocrini, eccetera, questo campo di battaglia che è oggi. Altri, per esempio, Prasiner, quando all'inizio degli anni 80 scopre i prioni e quelle grosse molecole che inducono un cambiamento di ripiegamento nelle molecole accanto, ricordate la mucca folle, e lui si accorge negli anni 80 e gli dicono è impossibile, contro il dogma centrale biologia molecolare, e ha grossi problemi di carriera non avendo. Poi nel 2006, insomma negli anni 2000, ha avuto il premio Nobel al riguardo, ed altri come Kubiak nell'83 sull'espressione stocastica dei geni, immaginato per 20 anni, ma severamente, cioè difficoltà a trovare un lavoro, eccetera. Poi 20 anni dopo comincia a formarsi un filone e dice ma no, in realtà è proprio così, ma 20 anni di massacro anche personale. Questo io non l'avevo mai visto, non lo conoscevo, ecco, diciamo, in ambiti vedendo la matematica e così, ed è assolutamente impressionante. E siamo ancora in situazioni in cui, diciamo, non ci sono tanti soldi, ecco, queste sono questioni ancora teoriche di dibattito, però già con forte impregnatura ideologica. Il genocentrismo è stato impregnato di ideologia e di metafisica come poteva essere il geocentrismo, e non è questione di geocentrismo dietro, c'era una visione dell'uomo, di Dio, del ruolo del Papa, quindi il geocentrismo, anche se tecnicamente Tolomeo è un bellissimo lavoro, ma gli epicicli sono un'idea tecnicamente interessante, però appunto era uno sguardo che aveva dietro tutta una metafisica. C'è qualcosa del genere nel genocentrismo, è una visione dell'uomo, è una visione dell'uomo. Pensate ad esempio, per dirvi come questo ancora oggi domina, Collins, il capo del Human Genome Project, che nel 2001 porterà la decodifica del genoma umano, anche se in realtà Venter arriva prima, ma insomma anche tutti e due i due consorci arrivano. Conosce la struttura fisico-chimica del DNA, è importantissimo, è una grande cosa. Ecco. Solo che l'ideologia faceva dire a costoro cose assurde. Una premessa: nel 99 questo Collins scrive un articolo in cui dice si aspetta di trovare 80.000 geni. Due anni dopo diranno, beh no, sono 25.000, beh no, sono 20.000 tre anni dopo. Nel 99 dice che aspetta 80.000 geni e così, con un certo sussiego, dice, beh, pensate alla C. elegans, un piccolo vermetto di 1.000 cellule, ce n'ha 16.000, beh, noi 20.000. Però poi sono 20.000, la nozione di gene non è ben definita, come mostra Evelyn Fox Keller nel suo libro del 2000, nel XX secolo è cambiata 5 volte, e anche oggi non è stabilizzata fra overlapping genes, quello si chiama alternative splicing, cioè modi diversi di interazione fra proteoma, RNA e DNA. La nozione di gene non è affatto un concetto stabile, diciamo tecnicamente mal definito. E le promesse fatte. Ecco, questo è l'altro nodo, secondo me, che pone veramente in questione la scienza e che rischia di creare attitudini antiscientifiche gravissime. Le promesse, valanghe di promesse. Nel 2001 Van Eisbach, che era il capo del National Cancer Institute, 3 miliardi d'anno negli Stati Uniti, 3 miliardi di dollari per l'influenzamento del cancro, dichiara sconfiggeremo il cancro per il 2005 e in 1 o 2 anni faremo diagnosi e prognosi guardando il DNA. 20 anni dopo, oltre all'aumento che vi ho detto, un raddoppiamento dell'incidenza in 40 anni, 20 anni dopo solo l'istologo guardando il tessuto capisce se il tumore è benigno, maligno, se è primario, se è metastatico, la struttura del tessuto. DNA non dice assolutamente niente. Normalmente è molto incasinato, un sacco di mutazioni, tutte diverse, incapaci, impossibilità di caratterizzare. Ecco lì, grandi promesse. E questo è per me veramente un rischio enorme. Si sta passando sempre più a una scienza in cui si analizzano i risultati, a un ambito in cui si fanno promesse. Molti laboratori hanno dei colleghi specializzati che non fanno più ricerca, scrivono progetti, cioè fanno promesse. Queste promesse come caratteristiche devono avere un linguaggio e una proposta teorica familiare, se no gli altri non capiscono, burocrati ancora meno, e promettere avanzate incredibili.
come quelli che ti dicono nel 2015 scopriremo sconfitto il cancro. Attenzione che Van Ansbach è rimasto ancora lì, che Collins è stato nominato presidente dell'NIH, National Institute of Health, in Stati Uniti, uno dei massimi organismi di finanziamento e ricerca al mondo, 37 miliardi l'anno, e proposto da Obama, rinnovato da Trump, e ha detto tutte promesse non verificate, in base a un quadro teorico, tutto sbagliato, totalmente genoscentrico. Secondo me questo, quando viene fuori, come viene fuori, demolisce la fiducia nella scienza. E purtroppo stiamo passando sempre più a un finanziamento della ricerca a progetti, sempre meno con i finanziamenti ricorrenti. Un altro grande di questi a livello europeo, Human Brain Project. C'è un bel libro di Edallat ed altro in francese, Pourquoi tant de promesses, che fa una rassegna di 5 o 6 di questi flagships europei, di cui poi non se ne parla più, vengono finanziati con cifre incredibili, poi non succede nulla e non se ne parla più. E cosa sto facendo? Il Human Brain Project, uno di questi, del 2013, un miliardo per 10 anni, riprodurre il cervello umano in silico, promessa di curare Alzheimer, il Parkinson in silico. Il progetto in queste settimane è imploso perché per l'assenza di risultati, per i conflitti fra le equip, perché ci sono anche gente ragionevole che rispetto all'assurdità delle promesse fatte nel progetto ha cambiato posizione, ha cambiato idea. Evidentemente cosa c'è lì dietro? C'è questa visione non più da intelligenza artificiale classica, quella è scomparsa, no? Piuttosto questa nuova, in cui dietro c'è anche buona matematica, ma che comunque vede il cervello una macchina input-output, cosa che il cervello assolutamente non è, un organo sempre attivo, sotto le constraints, semmai sotto i vincoli del corpo in un ecosistema. Ma adesso diciamo non entriamoci dentro. Come vi dicevo, riguardo questi ambiti, in cui appunto la quantità di soldi, no, è tale da superare enormemente la quantità di scienze, in cui la promessa domina sui risultati, lentamente mina la ricerca. Adesso con questa struttura europea di scienziati per la responsabilità ambientale e ecosistemica, vi dicevo, c'è in corso un dibattito molto bello in cui appunto io non ho tutte le competenze precise che hanno i tanti colleghi, ma io sono come un interlocutore teorico che mi fa piacere e può contribuire in qualche modo. In particolare stiamo entrando in merito di questa vicenda del vaccino. Anche lì è una cosa, vi assicuro, terrificante. Rischiamo moltissimo. Ci sono una decina di piattaforme di direzione di ricerca ampiamente finanziate dal pubblico per finanziare i privati, e questo è il nodo cruciale di quello che sta avvenendo. E queste sono articolate in 3 grandi filoni. Uno, la tecnica di attenuazione virale, che sono quelle che dobbiamo a Jennifer, Pasteur, Koch, molto raffinate col tempo, passando attraverso altri animali, per esempio il smallpox, cioè il vaiolo, fece passare attraverso la mucca, infatti lo chiamarono cowpox, il vaccino, grande successo, come poi fu fatto per la polio, eccetera. L'attenuazione virale, tecnica raffinata, ma che chiede molto tempo, devi trovare l'animale giusto, spesso si fa passando attraverso solamente cellule, ma pure lì bisogna trovare le cellule del tessuto giusto, quindi richiede del tempo. Questo è un filone che molti seguono, per esempio Oxford, AstraZeneca segue questa pista di ricerca, che è scientifica perché ha una visione dell'organismo, una tradizione sperimentale consolidata. Attenzione, antichissima, pensate che i cinesi nel 1000 avevano il vaccino contro il vaiolo, per via puramente empirica, avevano provato, si erano accorti che mettendo piccole dosi, e quello poi era immune, è incredibile, beh, la medicina cinese è qualcosa, sempre sorprendente. Poi ci sono le tecniche modifica di DNA da 40 anni, che sono state molto sperimentate, per esempio nel vaccino contro l'AIDS, nulla, non è stato ottenuto né nulla. E dall'83, piuttosto verso la fine degli anni 80, questa è di modifica dell'RNA, l'mRNA. Come terzo filone, nessuno delle due ha dato alcun vaccino a tutt'oggi.
anche contro SARS e MERS dei primi anni di questo millennio, contro SARS e MERS, sono quindi dai 10 ai 15 anni che vengono provate, nessuna di queste nuove tecniche a manipolazione genetica, o direttamente il DNA o l'RNA, ha prodotto un vaccino. Ed ora, e quello della Pfizer e quello Moderna sono appunto di questo tipo. E ci sono stati che si sono impegnati per cifre incredibili di fronte a un vaccino che non solo è usato su tecniche che per ora non hanno avuto alcun successo, ma che è oggetto solo di comunicati di stampa. Non c'è nessun articolo. Mentre i vaccini antinazione, come quello dell'Oxford-AstraZeneca, ha già dato luogo a alcuni articoli molto documentati, con molto dati, su cui si può discutere, su cui si può non essere d'accordo, che hanno subito refere molto attenti e contenziosi, come in questi ambiti, bisogna dire, c'è un impegno dei referi molto forte. Gli altri non hanno avuto nessuna pubblicazione scientifica, nessun controllo da terzo, da un terzo, da un giudice, eppure. Per il battage pubblicitario enorme, per il fatto che fanno prima, e certo hanno fatto prima, non hanno avuto bisogno di trovare le cellule, possibilmente l'animale su cui far passare per un passaggio intermedio, un'attenuazione virale ottenuta per via ampiamente empirica. Qual è il vantaggio di questi basati su biotecnologie? È che proponendo una sequenza originale da inserire nell'RNA che verrà poi inserito nella cellula, il vantaggio è che questa può essere brevettata. Capite? Quando fanno un virus attenuato, sì, possono brevettare la procedura, ma poi si può circuitare, si può fare in altro modo, è difficile mantenerlo a lungo, mantenerlo a lungo il brevetto sulla procedura. Invece la sequenza no, quella si può brevettare. Quindi sono dati brevettabili. Questo dà un vantaggio enorme economico a chi riesce a fare una cosa. Il problema è che per ora non ci sono che promesse, non tanto sull'efficacia, che pure è dubbia, perché appunto non si conoscono a fondo tutti i dati. Ma il problema sono gli effetti collaterali. Ogni medicina non si discute in primis dell'efficacia. Prima di metterla sul mercato, prima si deve dimostrare che non ha effetti collaterali. Poi dopo si discute l'efficacia. Questo, per esempio, della stampa non si vede mai. È incredibile. È una prassi da sempre che avvenga in questo modo. E qual è il problema di questo tipo di vaccini? C'è ampia documentazione scientifica che questi mRNA che si vogliono cambiare per fargli produrre la proteina antigene che fa reagire il sistema immunitario, si degradano col tempo, diventano di sRNA che possono penetrare nel nucleo. Possono, c'è il rischio, ma è rischio significativo, perché entrati nel nucleo possono indurre mutazioni. Mutazioni sull'uomo, mutazioni sull'uomo. Ecco. Essere confrontato a queste cose è veramente terrificante. Cioè, vedere da una parte come vi sia un ambito scientifico, ma che questo venga schiacciato da quantità immense di soldi. La Pfizer è la più grande azienda farmaceutica al mondo, nota già da anni, lo sapevano tutti gli esperti, che da anni investe 70-80% dei profitti nel buyback, cioè compra le proprie azioni per farne aumentare il valore piuttosto che fare ricerca scientifica. Poi investe in start-up esterne, dove esternalizza la ricerca. C'è dietro una congiunzione feroce fra una visione genocentrica, io piloto l'organismo agendo sui geni oppure sull'intermediatore fra geni e proteine, l'RNA, piloto l'organismo, che è appunto questo mito che c'è poi dietro le OGM, eccetera, che stanno inducendo ovunque delle catastrofi, no? In Messico, in Brasile, in India, sul Catone. Terrificanti che escono fuori poco perché gli agricoltori che le denunciano in Messico, in Brasile, li ammazzano semplicemente. Cioè non è, i giornalisti hanno enorme difficoltà a raccontare. Il mio collega Ignazio Ciappella, messicano, è venuto via, biologo dei funghi, del funghi del rizoma, è venuto via e insegna adesso a Berkeley perché in Messico gli era difficile sopravvivere. I nodi, quindi, vedete, questo mina veramente la fiducia. Ora, se i rischi ci sono, ad esempio su questi vaccini che già stanno praticando in Inghilterra, approvati da una commissione in cui è uscito ieri un articolo, una critica dell'ex presidente della Royal Society sul fatto che non c'è nessuna trasparenza sui conflitti di interesse proprio ai membri di queste commissioni che hanno espresso i giudizi.
Ecco, se questo vaccino dà problemi, che facciamo? Cioè, noi rischiamo fortemente che ci torni il vaiolo e la polio, perché gli antivax e i novax usciranno fuori massicciamente, cioè si dirà che è questione della scienza. No, questione di quantità di soldi che sono riusciti a mettere da parte la scienza e il dibattito scientifico controverso. Io non so, vorrei fermarmi qui per dare un po' di spazio alle domande, al dibattito, se volete. Io ho messo nel chat un link al nostro dibattito sull'origine e spero che riusciremo come rete europea a prendere una posizione che è molto difficile, perché bisogna stare attenti alle questioni Novax, queste cose così, su di critica al vaccino, spiegando le differenze fra le tre grandi metodologie. E appunto, ma vi dico, i rischi per la fiducia nella scienza sono gravissimi, anche perché i politici con gran faciloneria si scaricano, dicono: ah, noi abbiamo seguito l'opinione della scienza, questa cosa vaga. Poi si va a vedere che tipo di comitato, nominato da chi, come, dove era l'analisi dei conflitti di interessi, che in questi ambiti sono enormi. Perché sono enormi? Perché si è fatta una politica in cui si promuove il partenariato pubblico-privato, oh che bello, e tutta la ricerca, per esempio sui pesticidi, è egemonizzata da chi, come la Monsanto, produce l'80% dei pesticidi al mondo, l'80%, il 90% dell'OGM, un'azienda. Dov'è il dibattito, dov'è la possibilità di diversità di fronte a fenomeni di questo genere? I rischi, di nuovo, sono che si dica che questa è scienza, e un'eventuale situazione di crisi possibilissima anche di fronte a questo vaccino, possibile, non è detto, perché ovviamente qui c'è una questione di incertezza, non si sa bene se questo mRNA si scomporrà o no, è un problema di rischio, ma si fa correre un rischio a gente giovane per il quale il rischio Covid è molto basso? Certo, inizio a vaccinare gli anziani, ma anche i giovani infermieri e medici. Bene, mi fermo. No, grazie davvero a Beppe Longo. E mi viene da sottolineare il fatto che nella sua relazione lui si è mantenuto su un piano, diciamo, comparativo internazionale. Se poi avesse voluto calare alla situazione italiana specifica di gestione del Covid, mi riferisco alle sue ultime riflessioni, quanto ha detto, penso che i risultati di questa applicazione sarebbero stati evidenti. Mi fa anche piacere aver ascoltato queste ultime battute su Monsanto, quando io nel mio intervento ho fatto riferimento al documento europeo sulla intelligenza artificiale affidabile, e ho detto che i grandi rappresentanti di questo high level group erano in buona parte collegati alle companies, parlavo di appunto rappresentanti ufficiali di Google, Amazon, Facebook, e ex rappresentanti di case produttrici appunto di dispositivi. Quindi effettivamente questa commistione tra scienza e economia, questo venir meno di un'autonomia della scienza è un dato di fatto, ed è qualche cosa, l'autonomia della scienza, che dovremmo davvero rivendicare in un senso alto ed etico. Io proporrei ai colleghi che sono presenti nel panel, visto che mi sembra che Beppe Longo debba lasciarci attorno alle 4, se sono d'accordo a anticipare la discussione sua, non farla quindi alla fine collettiva, ma se ci sono domande sulla sua relazione, di farlo adesso, dedicando appunto un attimo, così poi lo lasciamo non vincolato a stare collegato se andassimo un pochino più lunghi rispetto ai tempi previsti. Secondo me è un'ottima idea, quindi lo penso anch'io. Bene, d'accordo. Grazie davvero per la disponibilità degli amici. E allora, ecco, se ci sono interventi, se ci sono riflessioni su questo scenario, che è effettivamente uno scenario molto
concreto ed è uno scenario anche di impegno, ecco, possibile della nostra ricerca e del nostro lavoro. Io ho alzato la mano, non so se si vede. Hai ragione. Perfetto, vai Pierluigi. Sì, ho molto apprezzato alcuni spunti della relazione del professor Longo. L'idea, ad esempio, che il disaccordo è condizione indispensabile per il progresso scientifico è tanto affascinante quanto antica nella storia del pensiero. Non è necessario fare riferimento a Popper. Già John Stuart Mill in On Liberty diceva cose di questo genere. Tuttavia è una condizione sicuramente necessaria, la possibilità del disaccordo e della discussione, però chiaramente non è sufficiente. Il professor Longo faceva riferimento anche a una distinzione in cui mi trovo molto d'accordo, quella tra controversie e polemiche. Chiaramente le due cose sono diverse perché la polemica è sterile. Come diceva Hume all'inizio del trattato, alla fine vince chi è più eloquente, chi ha i trombettieri che hanno più fiato, non le argomentazioni che portano quantomeno danno la speranza di una fine della controversia, quelle teorie maggiormente ampie che in qualche modo ricompongono la controversia. Ora, quello che però non è emerso nell'intervento del professor Longo è come facciamo a distinguere una controversia da una polemica. È una cosa che può sembrare un po' astratta, che magari i riferimenti che ho fatto a Hume, Mill, danno quest'idea, ma in realtà è una cosa molto pratica, perché lo si vede anche dagli esempi alla fine dell'intervento del professor Longo, cioè come possiamo effettivamente essere sicuri quali sono le caratteristiche per cui una discussione è governata da buone regole, quelle della controversia, cioè che ci danno la speranza di arrivare ad una conclusione, a un progresso. Questo è particolarmente pratico, a valenze pratiche, proprio nei momenti in cui la scienza viene chiamata, un po' anche tirata per la giacca, come diceva Longo, per la risoluzione di problemi socialmente rilevanti, in cui ci sono gli interessi, i valori, stakeholders che non appartengono alla comunità scientifica. Quindi è anche un problema filosofico, epistemologico, ma anche politico di primaria importanza. Ecco, se puoi per cortesia aggiungere qualcosa su questo punto. Certo, è molto difficile, sono sul filo del rasoio. Io un pochino visto la controversia, Bertrand Einstein, ho scritto anche sotto le conseguenze della controversia sul tempo, Bertrand Einstein, ecco, quella è veramente una controversia, come quella Einstein-Bohr o Tom Prigogine. Cosa caratterizza queste in quanto controverse? A parte il fatto il disinteresse, direi importante, ecco, correlato al fatto che tutti questi sei che ho citato nel dibattere hanno un quadro di principi chiaro, cioè hanno quell'etica della scienza per cui hanno esplicitato i loro principi di lavoro, li hanno resi rigorosi, li sanno guardare da lontano e li sostengono contro l'altro, capendo anche i principi dell'altro perché l'altro li sa esplicitare. Ecco, direi questa è una critica della controversia. Se uno per esempio prende invece la controversia all'interno della biologia molecolare prima che esplodesse il suo impatto sull'ecosistema, in particolare attraverso le OGM, eccetera, diciamo negli anni 60-70, subito capisce che siamo sul cattivo piano inclinato. Per esempio l'uso delle nozioni di programma e informazione mai esplicitate. Cioè anche i grandi teorici, oltre a essere fatti straordinari sperimentatori come Monod, Jacob, Lohff, Crick, Watson, molto meno, ma diciamo questi gente che sapeva e che ha visto grossi meccanismi, grossi rilievi, li ha immersi non solo in una teoria tutta sbagliata, ma con principi molli, vaghi, nozioni di informazioni non definite, tanto che nel 99 Meinhard Smith, che ci prova a definire con rigore che nozione usiamo noi in biologia molecolare di informazione genetica, dice allora ci sono due teorie di informazione,
Shannon, trasmissione, Turing, elaborazione. Benissimo, è proprio così. Sul discreto sono le due grandi teorie. E ne parlo un po', fa degli esempi tutti sbagliati. Io l'ho scritto anche in un articolo. L'unico biologo che si avventura di questi, appunto, del mito dell'informazione genetica, del programma genetico, questi principi vaghi, molli, non specificati, come disse Feynman, è difficilissimo dimostrare falso una teoria vaga. L'unica volta, l'unico articolo, citatissimo, On the Notion of Information in Biology, è tutto sbagliato. Per qualcuno come me che ha lavorato nell'elaborazione dell'informazione, ha avuto occasione di dare uno sguardo alla teoria di Shannon. Ecco, allora a quel punto non ci può essere controversia, a differenza di quelle tre grandi controversie con quei sei grandi personaggi che sapevano quel che dicevano nel contrapporre, esplicitavano i principi, facevano un passo di lato. Si dicono queste cose che però guidano non solo la ricerca e l'esperimentazione, ma la politica della ricerca, su cose vaghe, molle. Allora non si può fare che polemica, non si può fare che polemica, diciamo, ideologica nel senso negativo, che poi non è detto che ideologia abbia un senso negativo, ma in questo caso sicuramente, cioè senza una pratica della scienza che esige quest'etica e che non è rimpiazzabile con alcuna ingegneria istituzionale. Quando la si perde, si è fregati, è proprio difficilissimo ritrovarla. Terribile davvero. Do la parola a Roberto Gronda, intanto però do anche notizia di un intervento che è in chat, in modo tale che poi appunto tu concludi rispondendo ad entrambi. L'intervento in chat è di Laura che dice nel caso in cui i vaccini dovessero nel tempo causare mutazioni genetiche, tali coppie mutate si manifesterebbero solo nelle generazioni successive? Se sì, questo lungo intervallo temporale comporterebbe una deresponsabilizzazione delle aziende farmaceutiche oppure assisteremmo a guerre di religione con i Novax che ci saltano addosso? Questa è la domanda di Laura e do la parola anche a Roberto Gronda per la sua... Come faccio? Aspetta, rispondo alla domanda prima. Ah, va bene, telegraficamente la parola a Roberto. Difficilmente questo genere di mutazioni diventano ereditarie, devono passare nel seme germinale, questo è difficile, sono mutazioni somatiche che possono riguardare la vita di un individuo. Il problema è che possono non essere catturati nei canonici, credo, 3 mesi della sperimentazione in vivo e quindi possono manifestarsi col tempo, non è chiaro. Nel caso dell'AIDS sembra che sia questo uno dei motivi per cui la vaccinazione che era stata iniziata credo una quindicina d'anni fa è stata sospesa. Uno dei vaccini provati, tutti quanti e tre sono stati provati a lungo sull'AIDS, non c'è nessuno che abbia funzionato. Il motivo di sospensione che ha dato casi numerosi e documentati di infertilità. Disvelati dopo quanto tempo? Qualche anno, ma sempre non sono cose in generale ereditarie, ma somatiche, e dopo qualche tempo, quanto tempo questo non si sa. La sfida, il problema è giocare su strutture in cui in alcun modo è vero le sciocchezze che ci hanno raccontato della precisione, le forbici, l'editing del DNA e RNA. Un cambiamento di quelle strutture ha continuamente effetti off target. Continuamente effetti collaterali. Il DNA è un'enorme struttura molecolare che oscilla, si piega, subisce pressioni, torsioni che ne modificano le aperture. Dove si inducono le mutazioni? Sicuramente si inducono quando fanno il gene editing o CRISPR-Cas9 dove si vuole, ma anche altrove, non si sa dove. Il caso appunto dell'AIDS che è stato sospeso è molto probabilmente, non è che solo quello che deve essere successo è questo. Grazie. Roberto Gronda? Sì, io volevo ringraziare Giuseppe per la relazione perché effettivamente ha toccato molti punti diversi e tanti interessanti. Avrei diverse domande, ma mi limito a un'osservazione diciamo più critica. Nella, come dire, tua esposizione dei motivi di successo della scienza e soprattutto della fisica, no? come esempio di questo successo della scienza in generale, ha insistito molto sul ruolo delle teorie. Ora, la mia osservazione è questa. Non rischia questa di essere una lettura in un certo senso
un po' tradizionale per certi aspetti iperintellettualistica del successo della scienza. Cioè non si potrebbe dire che in realtà gran parte del successo della scienza, al di là di quello che ha rappresentato come ad esempio comunità di discussione, la Royal Society, eccetera, sia derivata e sia dovuta in realtà dalle applicazioni empiriche che ne sono derivate, quindi in un certo senso dai prodotti, che questi sono sì più esperibili, dai risultati tecnologici che ne sono derivati, e che in un certo senso quando si va a ragionare sulla fiducia del pubblico, tu ad un certo punto hai nominato i Novak, no? Non si ha tanto a che fare con la capacità di produrre teorie sempre nuove e non assimilabili, proprio sul fatto che di buon senso abbiamo assistito a uno sviluppo tecnologico legato a competenze scientifiche sempre maggiori, e quello sviluppo tecnologico in un certo senso ha trainato la fiducia fino a un certo punto. Ecco, questa era l'osservazione. Ah sì, è vero, cioè è indubbio che la rivoluzione scientifica è stata accompagnata da una grande capacità di costruire macchine. Ricordo ancora il libro di Rossi, Il filosofo e le macchine. Beh, certo, noi contemporaneamente a fare belle teorie elementari della meccanica celeste, in Europa abbiamo fatto macchine per l'agricoltura, cannoni, meglio di chiunque altro, e con questo abbiamo massacrato tutti gli altri. Cioè, non c'è dubbio che è stato accompagnato, però c'è l'intreccio dei due, diciamo, quando da Hamilton si deduce dal principio variazionale il principio di ottima, da questo si deducono le equazioni di Newton, da cui si deducono tutte le proprietà kepleriane delle traiettorie, è un monumento, insomma, ecco, un monumento teorico, eccetto inciso. Poi contemporaneamente c'è la rivoluzione industriale, le macchine, la termodinamica è un tipico esempio in un certo senso, prima sono le macchine che hanno successo, poi arriva l'inquadramento teorico. C'è un gioco fra i due, sono del tutto d'accordo. E forse appunto quello che sto dicendo adesso è come un vuoto teorico possa accompagnarsi, si stia accompagnando al fallimento di mille promesse fatte, mille. Nel 71 il grande progetto War on Cancer di Nixon prometteva terapie genetiche per il 76 bicentenario della rivoluzione americana, terapie genetiche che non ci sono a tutt'oggi. E questo, anche se non tanti lo sanno nei dettagli, però si capisce, c'è qualcosa che non va, no? Sì, è chiaro, proprio questi fallimenti nelle applicazioni, certo. Sì, sì, c'è il gioco dei due. Grazie, allora grazie davvero e applauso al collega professor Longo, e adesso continua il nostro panel con una relazione di Pierluigi Barrotta e Roberto Gronda. Li presento brevemente, anche se appunto pure in questo caso non sarebbe necessario, ma Pierluigi Barrotta è professore ordinario di filosofia della scienza su una delle cattedre Galileo Galilei che vi sono in Italia, autore di molti libri, di 8 libri, ha pubblicato moltissimi saggi in riviste italiane e internazionali, gli ultimi due che cito sono appunto quello Carocci del 2016 su scienza e democrazia, che ha dato un po' anche ispirazione dal titolo al nostro progetto del PRA, appunto Etica, Scienza e Democrazia, e poi questo volume Springer, Scientist, Democracy and Society, A Community of Inquirers del 2018. Si sta occupando recentemente anche dei rapporti tra scienza e società e quindi sul ruolo degli esperti. Tema che interessa anche ed è anche l'oggetto della ricerca recente di Roberto Gronda, ricercatore nel nostro Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere. Di lui, oltre appunto a vari contributi su questo ultimo argomento, voglio citare il libro Springer, The US Philosophy of Science, un libro innovativo e originale dedicato a questo specifico argomento poco frequentato del pensiero di Dewey, che appunto viene proposto in maniera molto importante al dibattito internazionale. Li ringrazio entrambi, non so chi dei due farà la sua presentazione, do comunque la parola a chi la farà. Sì, io dico due parole iniziali e poi lascio la parola a Roberto. Io in pochissimi minuti
Vorrei semplicemente delineare la cornice di un progetto di ricerca che mi vede impegnato proprio insieme con Roberto, che riguarda grosso modo la natura e il ruolo degli esperti scientifici nelle società democratiche. Dovendo delineare questa cornice, possiamo immaginare, diciamo, due grandi problemi che oggi sono molto dibattuti dai filosofi della scienza, filosofi della politica, i sociologi e anche ovviamente gli scienziati. Uno, che cosa contraddistingue l'esperto scientifico? Perché non basta la conoscenza di una disciplina scientifica per essere un esperto scientifico. L'esperto, cioè che è colui che viene in qualche modo consultato per fare ruolo di consulente, ha anche un altro problema, quello di capire le situazioni problematiche, per dirla con lui, le quali sono uniche, non sono certamente riducibili a casi particolari di un sapere nomico, cioè delle grandi leggi scientifiche. Sono uniche per i dettagli, per i fatti fisici e sociali, e anche per valori, interessi che coinvolgono il pubblico, i cosiddetti stakeholders, per usare questo termine. L'altro grande filone di ricerca riguarda il rapporto tra esperti scientifici e la comunità dei cittadini. Qui le ricerche che stiamo svolgendo un po' partono dal fallimento, certamente non nuovo, del programma del cosiddetto Public Understanding of Science, che si è rivelato un fallimento almeno per due ragioni. Innanzitutto ragioni empiriche: si è visto empiricamente che la informazione, scusate, Public Understanding of Science dà l'idea, basato su questo, che molte volte la mancanza di fiducia nella scienza è dovuta a mancanza di informazioni. Ecco, si è visto empiricamente che non c'è questa correlazione, maggiore informazione, maggiore fiducia nella scienza, non c'è. E in secondo luogo è anche fallito concettualmente, almeno per due problemi. Uno è che molte volte gli esperti scientifici sono tra loro in profondo disaccordo. Quindi non è un problema solo di informare cosa dice la scienza e portare il sapere scientifico al cittadino, perché questo stesso sapere scientifico, impersonato da persone, scienziati che appartengono anche all'establishment scientifico, sono loro stessi in disaccordo. Quindi questo crea il problema di come fa il cittadino, dove c'è un gap informativo piuttosto sensibile, a decidere a chi dare fiducia tra i due contendenti, i protagonisti della controversia. La secondo problema, ce ne sono altri, mi limito a citare questi due, è che in realtà nell'applicazione del sapere nomico a casi particolari si è visto che i comuni cittadini molte volte hanno conoscenze del luogo, locali, specifiche, che non sono catturate dal sapere nomico, e quindi sono loro che possono al contrario dare buoni suggerimenti all'esperto scientifico. Ci sono tantissimi casi studio, uno l'ho affrontato io insieme a una collega sul caso del Vaillant. Il caso del Vaillant vedeva dei protagonisti, degli ingegneri di primissimo livello, ma che ignoravano proprio le conoscenze locali, cioè sulle caratteristiche della vallata del Vaillant, che invece erano possedute dagli abitanti del luogo e vennero ignorate. Ora, il saggio che andrà a spiegare, a illustrare Roberto, riguarda quest'ultimo aspetto, cioè il rapporto tra esperto scientifico da una parte e profano, comune, cittadino dall'altro, e le asimmetrie conoscitive a cui ho appena fatto riferimento. Quindi è un frammento della ricerca, ma sicuramente un punto essenziale per il nostro progetto. Roberto. Sì, grazie, e partirei proprio da qui, cioè dall'idea di asimmetrie conoscitive che è alla base della presentazione che vi proponiamo. Quello che abbiamo cercato di fare nel saggio che è confluito nel volume e che riproponiamo
proponiamo oggi, è proprio un'analisi delle forme di asimmetrie epistemiche. Cioè abbiamo cercato con gli strumenti dell'epistemologia contemporanea di risolvere alcuni problemi tradizionali del dibattito in filosofia della competenza. E le due nozioni da cui siamo partiti sono state precisamente quella da un lato di fiducia epistemica, epistemic trust, e dall'altro di quella di la nozione di epistemic inequality. Le due nozioni sono intimamente legate, nel senso che attraverso la fiducia epistemica noi acquisiamo conoscenza fidandoci della testimonianza di qualcun altro. Ora, uno dei tratti per cui questo affidarsi a un'altra persona, non nel senso di reliability, ma nel senso di trust vero e proprio, una delle condizioni per cui questo sia legittimo è che l'altra persona sappia più di noi. E intuitivamente sarebbe assurdo se io chiedessi a Pierluigi di dirmi quando sono nato e pensassi di conoscere quando sono nato perché me l'ha detto Pierluigi. Sarebbe una cosa piuttosto strana. Così come tutti noi saremmo abbastanza stupiti se una persona dicesse di conoscere che 2 più 2 fa 4, intendo conoscere nel senso proprio, soltanto perché gli è stato detto da un'altra persona. Riteniamo che ci sarebbe qualcosa che non funziona in questo modo. Quindi noi abbiamo fenomeni di fiducia epistemica per cui acquisiamo conoscenza, cioè siamo giustificati a credere qualcosa. Abbiamo queste conoscenza per testimonianza perché la persona di cui ci affidiamo, a cui ci affidiamo conosce più di noi. E di questo tipo di conoscenza epistemica, di questo tipo di epistemic trust, abbiamo moltissimi esempi. A partire da stamattina era un esempio che faceva Adriano, che non si chiede più l'indicazione per strada, però ecco, quando chiediamo le indicazioni a qualcun altro, ci fidiamo di questo qualcun altro e conosciamo se la persona ci dice una cosa vera e se l'abbiamo acquisita correttamente, acquisiamo conoscenza riguardo quella proposizione che ci viene detto, questo è un caso quotidiano, e poi c'è il caso a cui noi ci siamo dedicati maggiormente, che è quello della conoscenza acquisita fidandosi degli esperti. Qui è evidente, in questo caso, il grado radicale di epistemic inequality, cioè noi abbiamo nel caso degli esperti una differenza sostanziale, nel senso che nel rapporto fra profani ed esperti noi ci fidiamo completamente della testimonianza di un esperto perché non abbiamo le competenze, non abbiamo le conoscenze per produrre da soli quella conoscenza. Cioè nel momento in cui io mi fido di un esperto mi fido completamente. Ora, questa situazione è effettivamente il punto di partenza della nostra analisi. Cioè abbiamo cercato di capire in questo contesto come si costituisca quella che abbiamo chiamato expert inequality, cioè la differenza rispetto a un sapere esterno. E abbiamo in quest'ottica individuato una tipologia. Cercando di, nell'articolo abbiamo introdotto più distinzioni, qui ci limitiamo, di valutare casi differenti. Ne abbiamo distinti qui principalmente due. Da un lato abbiamo quella che abbiamo chiamato la specialist inequality e quella che nella letteratura normalmente va sotto il nome di peer disagreement, cioè quando due persone che appartengono in un certo senso a un settore, sono entrambi competenti, hanno posizioni diverse su un determinato tema. Caratteristica di questo tipo di inequality è che anche ammettendo che le due persone siano diverse, ci sia una simmetria epistemica fra due esperti, è tuttavia almeno concepibile che un esperto possa acquisire la conoscenza dell'altro. Supponiamo ad esempio che io sia un biologo, legga un paper scientifico di un collega, io mi fido di quello che lui mi dice perché non sono in grado magari in quel momento di riprodurre gli esperimenti. Ed è giusto che sia così, nel senso che la conoscenza scientifica funziona fidandosi della comunità, altrimenti ogni ricercatore dovrebbe ripercorrere da solo tutte le tappe. Questo lo facciamo normalmente ed è una buona pratica dell'indagine scientifica. Però, almeno in linea di principio, un esperto si trova nella condizione di poter fare a sua volta quel tipo di esperimento, quel tipo di ricerca, quel tipo di indagine, e quindi andare in un certo senso a eliminare quella simmetria epistemica. Il punto che a noi interessava notare è che questo tipo di
questa possibilità che l'esperto ha manca a quello che abbiamo chiamato profano. Cioè nel caso della asimmetria dell'ineguaglianza epistemica fra esperti e profani, questo tipo di mossa non è fattibile. Cioè intuitivo, è costitutivo che l'esperto sia diverso dal profano. Il profano non può arrivare a raggiungere la competenza dell'esperto per il semplice fatto che non è un gioco di parole, ma è un punto concettuale, che se lo facesse a quel punto non sarebbe più un profano, ma sarebbe diventato a sua volta un esperto. E quindi non avrebbe risolto il problema dell'ineguaglianza fra esperto e profano, ma semplicemente l'avrebbe sostituita con l'ineguaglianza fra esperto ed altro esperto. Quindi questa è la differenza. L'ineguaglianza epistemica fra esperto e profano è un'ineguaglianza inaggirabile. E questo è il punto di partenza da cui ci muoviamo, no? E per specificarla, il fondamento di questa distinzione sta nella diversa possibilità di giustificare la conoscenza. Un profano non può giustificare in prima persona la conoscenza che gli deriva da un esperto. L'unica cosa che può fare è deferire rispetto alla testimonianza dell'esperto. Cioè deve fidarsi. Quindi vedete qui la fiducia ha una caratteristica strutturale. Quindi in un contesto di expert layperson inequality, cioè di diseguaglianza, di asimmetria epistemica fra esperti e profani, questo tipo di elemento della fiducia svolge un ruolo assolutamente essenziale. Facciamo un esempio che ci verrà utile dopo di expert person inequality, di asimmetria fra profani e esperti. Ad esempio, è emerso prima, è un argomento che interessa molto, una coppia di genitori che si fida di un esperto a proposito della vaccinazione del loro figlio. Noi abbiamo due persone normali che fanno lavori diversi nella vita, si affidano a un esperto, chiedono all'esperto qualcosa a proposito della vaccinazione del loro figlio. Ora, teniamo a mente questo esempio che ci tornerà utile in seguito e vediamo un po' cosa ci vogliamo fare. Prima di tutto, a partire da questo scenario, noi abbiamo alcune tesi che vorremmo tenere ferme. La prima è questa, è una tesi naturalmente epistemica, cioè se i cittadini, se i profani, si fidano di esperti affidabili, noi c'è un enorme dibattito su come fanno i profani a accertare l'affidabilità degli esperti. Non siamo entrati in questo dibattito nell'articolo, però l'assunzione che facciamo è che se si fidano di esperti affidabili, i profani possono acquisire conoscenza per testimonianza. Cioè il cittadino, il profano, può dire di sapere P, dove P è una proposizione generica, nel momento in cui questa conoscenza è stata acquisita per testimonianza, cioè deferendo rispetto a un esperto. Questo è un punto importante perché si lega con un aspetto che è molto rilevante nel lavoro di Pierluigi, che è quello delle comunità di ricerca, comunità di indagine, che vedono cittadini e scienziati come parti di un tutto che organizza una ricerca volta a risolvere un problema. Quindi questa è la prima tesi a cui noi non intendiamo derogare, cioè manteniamo un carattere forte della natura epistemica del rapporto fra cittadini ed esperti. La seconda tesi a cui teniamo molto è questa, che l'ho già implicitamente introdotta prima. In un contesto di asimmetria epistemica fra esperti e profani, non è possibile per i profani ottenere una giustificazione di prima mano dei contenuti che ricevono per testimonianza degli esperti. Non è possibile. Non è possibile per la ragione che abbiamo visto prima, cioè che se fosse possibile ottenere una giustificazione a prima mano, i profani diventerebbero esperti. E quindi questo annullerebbe lo scenario. Come abbiamo scritto nel libro, l'ineguaglianza, la diseguaglianza, la simmetria fra esperto e profano può essere quindi caratterizzata come segue. Deve essere fiducia da cima a fondo, cioè il cittadino deve fidarsi, e questo lo vediamo in ogni caso, no? Cioè il cittadino si fida, questo è un filone di ricerca che non abbiamo ancora portato avanti, ma si fida semanticamente, cioè utilizza le parole
sperando che poi il significato venga agganciato da chi è competente, e si fida anche epistemicamente, cioè si fida della conoscenza che gli viene trasmessa dagli esperti. Allora, queste sono le assunzioni, lo scenario dovrebbe essere più o meno chiaro. Che cosa vogliamo dimostrare? La nostra tesi, che è molto vicina in realtà a quello che diceva Giuseppe prima, è che la fiducia dei profani negli esperti, che la fiducia epistemica dei profani negli esperti scientifici, è un fenomeno molto complesso, che è composto da più livelli. E noi nell'articolo abbiamo detto appunto a multilayered, un fenomeno stratificato. Lo vediamo fra un attimo cosa intendiamo per stratificato. Vediamo come dimostriamo invece che questa fiducia degli esperti è un fenomeno stratificato. E abbiamo provato a farlo ricorrendo al concetto che viene molto utilizzato nell'epistemologia contemporanea di defeater. Ora, per defeater cosa si intende? Per defeater si intende qualcosa, nella letteratura si oscilla fra stato mentale, proposizione, qualsiasi cosa si voglia, che ha un effetto negativo sulla giustificazione che ha, cioè in questo caso i profani, ma in generale che un soggetto ha per una proposizione di. Un defeater è qualcosa che sconfessa una credenza che ho. Ad esempio, io, l'esempio classico che ricorre da Sellars, io entro in un negozio di cravatte, vedo una cravatta, penso che sia di un certo colore, poi il responsabile del negozio mi dice che c'è una luce e un'illuminazione di un certo tipo, io so che l'illuminazione muta la mia percezione, cioè muta la percezione del colore, e quindi questa nuova informazione che mi è data è un defeater della proposizione precedente. Il defeater è qualcosa che sconfessa una credenza. Ora, partiamo quindi, prendiamo questo elemento dei defeater e vediamo come funziona. Prendiamo una proposizione, come esiste una correlazione fra vaccini e autismo. Prendiamo i due genitori dell'esempio precedente, supponiamo che questi due genitori si rivolgano a internet, girino un po' e trovino una pagina di un medico, chiamiamolo Andrew, che sostiene che esiste una correlazione fra vaccini e autismo. Ora, intuitivamente, quali sono i defeater? Supponiamo che i genitori credano a questa affermazione. Quali sono i defeater di questa proposizione? Cioè, quali sono quelle proposizioni, assumiamo, che possono consentire ai genitori di non credere più a quella correlazione? Ora, intuitivamente, questo credo siamo d'accordo tutti, qual è il primo tipo di defeater che funziona, entra in gioco, sono i defeater di tipo epistemico. Supponiamo che sullo stesso sito in cui hanno questi due genitori si fidano di Andrew, si fidano del blog in cui leggono, hanno letto che esiste una correlazione fra vaccini e autismo, loro credono a questa affermazione, pensano di essere giustificati, non hanno conoscenza in questo caso, siamo passati dalla conoscenza alla credenza, non hanno conoscenza in questo caso perché noi sappiamo che allo stato attuale della conoscenza quella affermazione è falsa, però loro credono in quella proposizione. Se vedete, i defeater infatti hanno a che fare con il piano della giustificazione di una determinata conoscenza. La prima forma di defeater è questo: Andrew, il giorno dopo che i due genitori hanno letto che esiste una correlazione fra vaccino e autismo, Andrew riprende in mano il blog, scrive: mi sono sbagliato, non esiste allo stato attuale nessuna correlazione fra vaccini e autismo. Questo è un defeater epistemico, cioè i due genitori acquisiscono una nuova conoscenza dalla stessa fonte che mette in dubbio quell'affermazione. Da questo momento in poi non credono più che esista una correlazione fra vaccini e autismo. Il defeater epistemico, i defeater epistemici sono quelli su cui solitamente ci si è soffermati. Il programma del Public Understanding of Science è un programma esplicitamente epistemico. Quindi in questo noi siamo d'accordo. Ma abbiamo parlato di multilayeredness, cioè di stratificazione. Quello che vogliamo sostenere è che i defeater epistemici non sono né primari, né unici, né tantomeno primari. Perché? Perché esistono altri tipi di defeater molto importanti. Il primo sono i defeater istituzionali. Supponiamo che
i due genitori leggano Goldman. Goldman è quello che ha dato una lista di proxies per valutare l'affidabilità degli scienziati, si convincano che anche Goldman è affidabile e vadano a utilizzare questi proxies per valutare quanto sia affidabile la figura di Andrew, del medico che stavano, di cui stavano leggendo il blog. Si fidano anche in questo caso di una struttura, che è quella istituzionale, quindi vedete fiducia da cima a fondo, ma fidandosi della struttura istituzionale che regge la pratica scientifica, scoprono che questo Andrew non è una fonte affidabile, perché ad esempio non ha un PhD, non è un vero medico, ad esempio, oppure non ha mai conseguito il PhD né in veterinaria né in immunologia. Scoprendo queste cose, grazie, fidandosi della struttura istituzionale in cui Andrew comunque, di cui comunque Andrew fa parte, arrivano a non credere più a quella affermazione. Non credono più che esista una correlazione fra vaccini e autismo, ma perché non si fidano più, grazie ai defeaters istituzionali, di Andrew come una figura istituzionalmente efficace. Ma questo non è l'unico tipo di defeaters non epistemico, ne esiste un altro. Esistono anche defeaters deontologici. Supponiamo, ad esempio, che Andrew sia effettivamente un grandissimo medico, supponiamo che Andrew abbia conseguito dei PhD nelle migliori istituzioni del paese, magari negli Stati Uniti, ha un H-index elevatissimo, ha lavorato per le migliori istituzioni, è stato consulente del governo, quindi da un punto di vista istituzionale non ci sono defeaters. Però poi scopriamo, e questo è un contesto più allargato, che ci sono state delle investigazioni, magari giornalistiche, magari giudiziarie, che hanno mostrato che Andrew si è fatto corrompere ad un certo punto della carriera. Ha preso dei soldi per dire delle cose che facevano comodo a qualcuno. In questo senso, anche questo non è propriamente un defeater epistemico, ma nel momento in cui i due genitori vengono a scoprire una cosa del genere, cioè vengono a scoprire che Andrew, pur essendo istituzionalmente molto accreditato, è venuto meno alla sua deontologia professionale, cioè è venuto meno nella sua morale, allora anche in questo caso, assumendo che i due genitori cerchino ragioni e non razionalizzazioni per una credenza, cioè assumendo che i due genitori siano disposti a rivedere le loro credenze alla luce di nuova evidenza, questa è un'assunzione minimale, siamo disposti a credere che defeaters ontologici possano portarci a non credere più ad una determinata proposizione tanto quanto lo possono fare i defeaters. Quindi in questo senso abbiamo voluto mostrare che il fenomeno dell'epistemic trust è un fenomeno stratificato e che fonda su basi che non sono tutte necessariamente epistemiche, pur tenendo fermo questo. Questo perché è importante? E qui veniamo alla conclusione. Perché nel momento in cui noi passiamo da una diagnosi, cerchiamo di dare una prognosi, no? E vogliamo non soltanto capire quali sono, cioè vogliamo capire quali sono i motivi della mancanza di fiducia dei profani negli esperti, ma vogliamo capirlo per implementare delle policy che consentano di rafforzare la fiducia negli esperti. Ora, secondo noi questo tipo di impostazione può dare i contributi perché consente di dirigere lo sguardo non soltanto sull'aspetto epistemico. Pierluigi prima parlava del public understanding of science. Quello era un approccio che si concentrava esclusivamente sull'idea per cui i profani dovessero acquisire un certo tipo di conoscenza scientifica, dovessero capire come funziona il metodo scientifico, dovessero essere esposti alla scienza a vari livelli della loro formazione. Questo è sicuramente importante, ma questa è soltanto una parte di quello che possiamo fare per rafforzare la fiducia fra esperti e cittadini. Possiamo, ad esempio, incrementare la fiducia nelle istituzioni, aprendole, questo è un tema classico dalla Turing in poi, aprire, far vedere il funzionamento delle istituzioni e avvicinare, ad esempio, le figure degli esperti ai cittadini. Uno dei problemi che si sono
che sono stati studiati empiricamente, e su questo vado a concludere, è che molte volte il profano non ha dubbi epistemici sull'esperto. Cioè, il profano non crede che l'esperto non sia esperto o non sappia le cose. Il profano teme che l'esperto non sia affidabile perché sia mosso da interessi che sono contrari a quelli che dovrebbe realmente avere. E allora anche in questo caso non agire sul piano epistemico, ma agire sul piano morale, avvicinare le due figure, far avere fiducia nella persona che svolge il ruolo di esperto. In questo senso Pierluigi insisteva sulla distinzione fra scienziato ed esperto, non basta essere scienziato per essere un esperto. Questo ci dà una pluralità di strumenti per affrontare un problema, quello della fiducia, che se viene trattato da un punto di vista puramente epistemico, sappiamo con ragionevole certezza che non verrà risolto. Non si farà nient'altro che riproporre strategie di ingaggio che si sono già rivelate profondamente insoddisfacenti. E vi ringrazio. Siamo noi che ringraziamo te, Roberto, veramente per la chiarezza e la precisione di questa presentazione, così come ringraziamo Pierluigi Barrotta per l'inquadramento iniziale che ha offerto del progetto che poi ha portato alla realizzazione di questo saggio e alla sua pubblicazione. Come d'accordo, allora ascoltiamo anche l'ultima relazione di questo panel e poi apriamo il dibattito. L'ultima presentazione è quella a opera della ricerca ad opera di Luca Bellotti e di Enrico Moriconi, due colleghi che invito a collegarsi, a farsi vedere in video, colleghi del nostro dipartimento. Con Enrico Moriconi la consuetudine è praticamente di una vita, è il professore ordinario di logica al nostro corso di studi nel nostro dipartimento, studioso di Hilbert, studioso dell'intuizionismo, autore di vari volumi, dimostrazione di significato, discorso di significato, strutture dell'argomentare, gli argomenti di logica insieme ad altri due amici, Mariani e Marletti, e poi appunto anche di un volume scritto in collaborazione proprio con Bellotti e con Laura Tesconi su computabilità, lambda definibilità, ricorsività, indecidibilità. Luca Bellotti, dal canto suo, è appunto anche lui un docente del nostro dipartimento, docente del settore di logica e filosofia della scienza, è un preziosissimo vicepresidente del nostro corso di studi che lavora in ambito logico-matematico, sulla filosofia della matematica, ma più in generale estende la propria attività alla teoria della conoscenza, all'epistemologia e alla filosofia del linguaggio. Do volentieri la parola a, mi pare, Luca Bellotti, che sarà lo speaker di questa sessione. Volevo solo dire una parola, un minuto, intanto per ringraziare Adriano Fabris e gli altri che hanno organizzato dal PRA fino a oggi tutta questa bellissima avventura che è stata questa ricerca. Io e Luca abbiamo lavorato su un tema che è connesso ai nostri interessi, ecco, i cambiamenti della nozione e della rappresentazione del concetto di dimostrazione in matematica. Abbiamo scelto un punto di vista particolare, che è quello fornito ormai 70 anni fa circa da Imre Lakatos, che negli ultimi 10-20 anni è tornato abbastanza al centro degli interessi. Questa situazione di crescita attraverso, appunto, come diceva in parte Giuseppe Longo prima, attraverso esempi, controesempi, riformulazioni della congettura che aveva portato ai primi esempi e controesempi, e di nuovo andando avanti in questo modo. Io adesso lascio la parola a Luca Bellotti e ringrazio ancora
gli organizzatori e quelli che hanno reso anche fattualmente possibile questa giornata. Grazie, e anch'io ringrazio, passo alla condivisione dello schermo. Ecco, vediamo se c'è condivisione. Ecco, spero che ci sia condivisione dello schermo, passo a schermo intero. Vediamo, riesco. Schermo intero, ecco, dovrebbe essere la condivisione. Dunque, anch'io voglio ringraziare prima di tutto tutti quelli che hanno collaborato e hanno partecipato, e in particolare Adriano Fabris e Roberto Gronda. Dunque, allora, il nostro obiettivo è stato quello di considerare, insomma, seriamente il ruolo della fiducia in un ambito che non è ovvio, ma dove vedremo invece questo ruolo è fondamentale, cioè quello della dimostrazione in matematica. Quindi in questo senso il nostro interesse è quello di prima presentare alcune questioni filosofiche che sono coinvolte, e quindi di far vedere che questo ruolo della fiducia riguardo alla nozione di dimostrazione è un ruolo molto importante e nello stesso tempo problematico. Poi vorremmo dare qualche esempio, considerare qualche caso di dispute su dimostrazioni che sono di congetture importanti, che sono dimostrazioni che si sono rivelate controverse per un motivo o per l'altro, come vedremo. E alla fine vedere rapidamente se qualche dalle questioni filosofiche che emergono e se ci sia qualche criterio di valutazione di queste dispute. Dunque, intanto, già come è stato detto da Enrico Morriconi, c'è il riferimento necessario al lavoro di Lakatos, il celebre Proofs and Refutations del 76, perché ci sono alcuni temi che sono molto importanti. E, è noto che Lakatos presenta una critica del concetto di dimostrazione formale, sottolineando principalmente il fatto che la regimentazione delle dimostrazioni che avviene nella formalizzazione, per cui si chiarificano sia le assunzioni assiomatiche in senso formale e le regole di procedura, è soltanto una delle fasi del processo di conoscenza che porta alla crescita della conoscenza matematica. E quindi è chiaro che in questo Lakatos si oppone a quelle che lui chiama prospettive tradizionali, l'assiomatica euclidea antica e quella hilbertiana moderna, e il suo punto fondamentale è quello di rifiutare l'idea che la matematica si riduca alla ricerca di una dimostrazione, della dimostrazione in senso assoluto. Ora, senza entrare poi nei dettagli della posizione lakatosiana, ricordiamo questa sua affermazione che per noi è abbastanza significativa, introduttiva, quando lui dice che, cito, La matematica informale, come lui la chiama, quasi empirica, non cresce attraverso una crescita monotona nel numero di teoremi stabiliti in modo indubitabile, ma attraverso l'incessante miglioramento di guesses, cioè di come possiamo dire, di congetture, no? Ecco, come di un indovinare, no? Per mezzo di speculazione e critica, attraverso quella che lui chiama logica delle dimostrazioni e refutazioni, anche se poi è chiaro che è difficile capire bene di che cosa si tratta quando si parla di refutazioni in matematica. Va bene. Però, ecco, quello che si vuole sottolineare è che le dimostrazioni e di conseguenza i risultati dimostrati diventano una sorta di entità sociali, spesso mancano non hanno vere dimostrazioni, autentiche dimostrazioni, ma circolano con schizzi di dimostrazioni, con suggerimenti di linee di argomentazione, no? E quindi con quello che si può chiamare complessivamente una convalida sociologica. C'è un altro tema che per noi è molto importante in Lakatos, che è quello riguardante la formalizzazione. Ora, Lakatos è piuttosto severo sulla questione della formalizzazione, dicendo che una volta che si parla di matematica formalizzata si possono fare solo due tipi di scoperte, cioè o si può scoprire il fatto che
una certa dimostrazione è una dimostrazione, oppure scoprire che quello che viene preteso come una dimostrazione, una pretesa dimostrazione, non lo è, e quindi, cioè, risolvendo un problema decidibile nel senso della teoria della computabilità, oppure invece si può scoprire la soluzione a problemi che, per esempio, sul fatto che una certa proposizione in una teoria non decidibile sia un teorema, in cui si può essere guidati soltanto dal, citiamo Lakatos, dal metodo del intuito non regimentato e della buona fortuna. Allora, è certo che lui rifiuta questa alternativa, no? Tra quello che chiama il razionalismo di una macchina e l'irrazionalismo del tirare e indovinare cieco. E secondo lui non è questo che corrisponde allo sviluppo della matematica. Ecco, però, ora, questa valutazione della formalizzazione deve essere, secondo noi, merita di essere discussa e anche di essere un po', cioè, una critica che possiamo fare a questa valutazione della formalizzazione. Il problema emerge nel fatto, infatti anche nella letteratura più recente, emerge dal fatto che certamente la formalizzazione non è uno strumento che di solito possa essere adottato in pratica. Cioè, come Alama e Kalle sottolineano, se si parla sempre di formalizzabilità in linea di principio, si dice sempre sì, questo è formalizzabile in linea di principio. Allora, se questo in linea di principio è davvero così essenziale, allora ci si chiede quale sia davvero il ruolo, quale sia il ruolo della formalizzazione dall'inizio, no? Ecco. Ecco, d'altra parte, quello che la nostra impressione è che ci sia di fatto una sorta di dialettica tra le dimostrazioni informali e le dimostrazioni formali, e che da questo punto di vista i risultati in linea di principio possono avere una rilevanza sulla pratica della dimostrazione, dell'ottenere la dimostrazione, dell'ottenimento delle dimostrazioni e poi della scrittura delle dimostrazioni. In questo è importante ricordare che non c'è soltanto la distinzione tra informale e formale, ma c'è un livello che è un livello fondamentale storicamente, ma nell'attuale pratica matematica, che è quello delle teorie assiomatiche non formali. Certo che con la scoperta di Frege e poi degli altri grandi padri fondatori, diciamo, della logica contemporanea, la scoperta della possibilità di formalizzare la conoscenza matematica ha prodotto quello che è in realtà un nuovo oggetto di ricerca, che sono proprio le teorie formali, qui intendiamo nel senso delle teorie formalizzate, dove formale quindi da una parte significa, ci si richiama alla strutturazione di una parte della conoscenza matematica, no? Una sorta di ricostruzione in cui si rende esplicita la struttura logica in modo da rendere comprensibile la struttura giustificativa, no? che sottostà alle dimostrazioni matematiche informali. Dall'altra c'è il significato ben noto, quello tradizionale, di formale, per cui formale si contrappone all'uso di linguaggi naturali e quindi si richiama all'uso di linguaggi artificiali, dove fondamentale è l'aspetto per cui di per sé non c'è nessun significato particolare che viene assegnato ai simboli e alle sequenze di simboli del linguaggio. Quindi, in questo modo, assiomatizzazione e formalizzazione sono due fenomeni che vengono tenuti ben distinti. Dobbiamo ricordare poi che la costruzione di una teoria formalizzata non è una semplice decorazione, cioè qualcosa di cui si possa fare tranquillamente a meno, ma al contrario determina l'emergere di nuovi problemi, di nuova conoscenza, di nuovi punti di vista, no? E quindi di una crescita nella conoscenza matematica. Basti ricordare a questo proposito il livello in cui gli sistemi formali in quanto tali diventano oggetto di studio,
E quindi per cui si ottengono quei risultati della logica matematica del Novecento che erano impensabili tradizionalmente perché non c'era l'oggetto che poteva essere studiato e quindi sono, da qui vengono fuori, viene fuori la possibilità di ottenere i risultati di incompletezza, la possibilità di dare una definizione formale di verità e così via, di incompletezza naturalmente anche di indecidibilità eccetera. Allora, e naturalmente emergono anche nuove questioni. Naturalmente quando si ha una nuova, si ha una dimostrazione formale, ci si può chiedere se da questo si ottenga conoscenza che a livello informale non era stata ottenuta. Oh, però a parte queste, quindi questi aspetti, no, riguardanti il problema del rapporto tra informale e formale per quello che riguarda la dimostrazione, ricordiamo che cioè quello che oggetto delle nostre considerazioni naturalmente è l'evoluzione del concetto di dimostrazione nella matematica contemporanea, dove parliamo di matematica degli ultimi diciamo 60-70 anni, e naturalmente uno degli elementi certamente più visibili, se non più importanti, è il ruolo sempre più importante giocato dai calcolatori, dai computer, nella dimostrazione. Naturalmente non soltanto nel sostenere diciamo il ragionamento o il calcolo nella dimostrazione, ma anche nella verifica della dimostrazione e nella verifica quindi dei risultati. Quindi si ha una ripresa della questione della formalizzazione completa, perché laddove dobbiamo verificare in modo automatico un risultato, questo è necessario, è una condizione necessaria. E d'altra parte sembra esserci una separazione molto forte rispetto alla pratica, perché come Lakatos già aveva visto molto bene, di fatto la maggior parte delle dimostrazioni che i matematici presentano alla comunità degli altri matematici e al pubblico sono molto lontani da questo ideale di formalizzazione completa. Anzi, addirittura c'è un gran numero di teoremi che circolano senza che ci sia alcuna dimostrazione che compare in stampata o in una monografia o in una rivista peer reviewed, no? Ecco, quindi, come rilevano giustamente Franz e Kozolowski, che si sono occupati specificamente di questo tipo di problemi, conseguentemente, cito da loro, diventa sempre più complesso correggere errori nella letteratura, perché i nuovi risultati sono basati su altri risultati che sono potenzialmente tarati, diciamo, potenzialmente insufficientemente verificati sia dai revisori, sia dai referi, sia dagli autori del nuovo articolo. E quindi da questo punto di vista spesso si presentano dimostrazioni, qui dico anche quando arrivano alle riviste, no, dove c'è il referaggio anonimo, no, si presentano spesso dimostrazioni in modo tale che la loro verificabilità e la loro visualizzabilità, ecco, surveyability è difficile da tradurre, comunque diciamo visualizzabilità è molto, non è affatto banale. Naturalmente si ottiene un effetto simile è stato ottenuto anche per via delle dimostrazioni cosiddette assistite da computer, per cui il computer è essenziale nel generare la dimostrazione, oppure addirittura dimostrazioni basate su computer, in cui, cioè, voglio dire, c'è una parte della dimostrazione che è basata essenzialmente sulla esecuzione di un programma, come nel caso del teorema dei quattro colori, del celebre teorema dei quattro colori sulla colorabilità delle carte geografiche, no? Oppure infine nel caso di dimostrazioni estremamente lunghe, se vogliamo chiamare dimostrazione per esempio la classificazione dei gruppi semplici finiti, che come è noto, se noi andiamo a sommare tutto il numero di pagine degli articoli in cui questa classificazione viene fatta, si raggiungono circa le 10.000 pagine. Un terzo fenomeno è l'estrema crescita della specializzazione e della complessità delle dimostrazioni, cioè voglio dire, il fatto che alla fine un grande numero di dimostrazioni che vengono pubblicate sulle riviste sono dimostrazioni di cui pochissimi sono in grado di verificare in realtà, cioè possiedono sia le competenze proprio diciamo concettuali, sia le competenze tecniche specifiche per verificare la loro
correttezza. E questo quindi pone in crisi l'idea che ci sia, che in matematica ci sia, che la matematica sia caratterizzata da una unicità epistemica nell'ambito di tutte le discipline, nell'ambito di tutte le conoscenze, che sarebbe la certezza che la caratterizza in opposizione ad altre discipline. Ora, naturalmente, quando noi pensiamo a una buona dimostrazione dovrebbe essere in qualche misura verificabile. Ma cosa si intende? Verificabile o visualizzabile? Bene, sono questioni di grado, no? Ecco, per cui, e non solo sono questioni di grado, ma anche riguardano una specifica, cioè sono questioni, come dire, che cosa sia davvero verificabile è di solito relativo a una specifica comunità di matematici. Tra diverse sottodiscipline matematiche ci sono criteri molto diversi su quello che sia la verificabilità e la visualizzabilità. E certo, sono proprietà indipendenti in qualche modo, nel senso che ci sono dimostrazioni che non sono verificabili umanamente, nel senso che non si potrebbe fare il lavoro con carta e penna, ma non sono non visualizzabili nel senso che si può estrarre in qualche modo l'idea della dimostrazione, no? L'idea, la struttura, l'idea della dimostrazione, questo il matematico può comprenderla. Questo è un tema su cui torneremo, quindi ora lo lascio così, ma torneremo perché è un tema importante. Da questo punto di vista, cerco adesso di andare un po' velocemente a quelli che poi sono gli esempi, certamente il ruolo dei referi è fondamentale, no? Ecco, perché è diventato così difficile e così richiede competenze tali, spesso la revisione scientifica di un lavoro, che i referi hanno un ruolo importantissimo, e da questo punto di vista dovrebbe essere questo ruolo, dovrebbe essere riconosciuto. In qualche modo dovrebbero, per esempio, ci dovrebbe essere una pratica di riconoscimento esplicito del contributo dei referi, specialmente per quello che riguarda dimostrazioni particolarmente complesse e di risultati importanti. In tutto questo, come entra la questione della fiducia? Beh, dovrebbe essere abbastanza chiaro in base a quello che abbiamo detto, ma possiamo concludere che, anche sulla base dei pochi elementi che abbiamo dato, che molti testi e gran parte dell'informazione in matematica circola senza che sia stata verificata, in un qualche senso, direttamente, e quindi si tratta di informazione che deve essere, di cui bisogna fidarsi. Allora, naturalmente si è detto, no, tradizionalmente si diceva la conoscenza si basa sulle prove, non sulla fiducia. Questo lo ricorda Hardwick, che si è occupato proprio del problema, non che Hardwick sostenga questo, cioè ricorda che questa è la visione tradizionale. E naturalmente contro questa posizione tradizionale inflessibile, che ora sarebbe difficilmente sostenibile, c'è un elemento ulteriore, che è quello per cui il fatto di molti lavori vengono pubblicati non come opera di un singolo autore, ma come opera di squadre molto grandi, in matematica meno che in altre discipline, se pensiamo a quello che avviene nella fisica, specialmente nella fisica sperimentale, nell'ambito dei grandi esperimenti, eccetera. Però anche in matematica c'è questo fenomeno. E quindi, se ci sono diverse origini e diversa formazione, ci possono essere criteri diversi di accettabilità dell'informazione e quindi diverse posizioni, anche all'interno dello stesso team, rispetto a quelli di cui ci si fida, no? Ecco. Quindi, che cosa viene fuori? Viene fuori che la razionalità di molte nostre credenze e acquisizioni scientifiche dipende da quello che è conosciuto e fatto da altri, e quindi non è completamente sotto il nostro controllo personale, individuale. In questo senso Mercier e Sperber sottolineano che ci deve essere, che la fiducia ha bisogno di essere sostenuta da meccanismi di vigilanza epistemica, e che la ragione è uno di questi meccanismi, no? Nel loro senso, nel senso del dare ragioni, no? Ecco, se noi potessimo sempre fidarci della testimonianza e del consiglio, non ci sarebbe bisogno di ragioni per essere convinti. Le ragioni entrano in gioco quando la fiducia non si rivela insufficiente. Naturalmente poi c'è anche un ambito che non potremo toccare, ma ci limitiamo a segnalarlo perché è importante, di vere e proprie ricerche logiche riguardo alla possibilità di dare una caratterizzazione formale della relazione di fiducia, e quindi con lo sviluppo sia di calcoli logici, di sistemi formali, sia di semantiche,
quindi sia con approcci, diciamo, di teoria della dimostrazione, sia invece di teoria dei modelli, con modelli kripkiani o di semantiche di tipo di logica dinamica, di semantiche dinamiche di logiche modali, no, opportune. Per esempio, in questo senso va il lavoro di Primiero e collaboratori. Però io vorrei adesso arrivare rapidamente a indicare alcuni casi, perché sono casi abbastanza interessanti che credo possano essere utili anche poi a suscitare la discussione. Dunque, ricordo innanzitutto il caso di Hales, la congettura di Keplero. Hales è colui che ha dimostrato la congettura di Keplero, che dice semplicemente che se io cerco di impacchettare, no, delle sfere congruenti nello spazio euclideo tridimensionale, la migliore, la densità massima la raggiungo facendo quell'impacchettamento che usano comunemente i fruttivendoli. Ecco, cioè questo che sembra, questa congettura è stata dimostrata soltanto all'inizio del nuovo millennio, e Hales, che è colui che l'ha dimostrata, spiega che il ritardo enorme, 8 anni nella pubblicazione di questo suo risultato, cioè è stato sottoposto l'articolo, dopo 8 anni è uscito l'articolo perché i referi hanno dovuto verificare una dimostrazione in cui il calcolatore aveva un ruolo essenziale, e i referi esplicitamente riconoscono il fatto che non hanno raggiunto un livello di completa certificazione, non potevano dare una completa certificazione della correttezza della dimostrazione. Allora, Hales che cosa ha fatto? Nel 2003 ha proposto un progetto proprio per dare una dimostrazione formale, formalizzata, completamente formalizzata della congettura di Keplero. È quello che si è chiamato il FlySpec Project, che è stato completato nel 2014 e che è stato fatto utilizzando dei proof assistants, cioè dei programmi che sono in grado di interagire con il matematico nella costruzione della dimostrazione, e cioè Light e Isabel, e poi con un ulteriore uso di un ulteriore assistant che è HOL Zero, e impiegando una vasta rete di computer, no, con una cloud computation. Però ecco, quello che ci dice è molto interessante, credo quello che ci dice proprio Hales. Scusami se possibile di muoverti verso la fine, perché abbiamo anche il collega americano che è già collegato e siamo un po' in ritardo rispetto al... Va bene. Quindi quanti minuti? Io non ho tenuto conto di quanti minuti ho fatto e quanti minuti ho. È passato abbastanza tempo. Come... Se puoi avviare la conclusione. Va bene. Allora, poi avviate la conclusione anche per rendere possibile un dibattito D'accordo. Allora concludo su questo caso e arrivo alle conclusioni. Niente, semplicemente qui cito una dimostrazione in questo sistema, ci dice Hales, è più affidabile di ordini di grandezza rispetto a dimostrazioni pubblicate attraverso il processo tradizionale della revisione tra pari. Ecco questo che mi sembra abbastanza significativo. Niente, devo saltare gli altri casi, il caso della controversa proposta di dimostrazione di Mochizuki della congettura ABC, che è un caso clamoroso perché i matematici sono tuttora divisi e ci sono due campi per cui non sono d'accordo sul fatto se esista in questo caso o no una dimostrazione. Allora, le conclusioni sono queste. Le conclusioni sono che in quali circostanze, cioè il problema è questo, siamo giustificati a basarci sulla testimonianza? Perché non possiamo verificare il lavoro di altri. Allora, essenzialmente un matematico si fida che una dimostrazione lunga è corretta quando acquisisce familiarità con le nuove idee che sono decisive per poter svolgere la dimostrazione, cioè per poter risolvere il problema che aveva impedito, per poter superare gli ostacoli che avevano impedito la dimostrazione, e quindi possono ricostruirla per conto proprio. Da questo punto di vista, il ruolo degli assistenti, dei proof assistant artificiali, non è un ruolo che costituisce un ostacolo, ma potrebbe essere un ruolo invece cruciale di aiuto. Perché? Perché ci potrebbe permettere di strutturare la dimostrazione
e di vederne, verificarne le singole parti e di dare un'idea di quella che è la struttura generale e quindi di aumentare la nostra possibilità di fiducia. D'accordo? Quindi se la questione fondamentale è come facciamo ad accertarci che certe dimostrazioni siano libere da errori, è fondamentale l'uso di nuove, cioè la presenza di nuove idee, cioè per il matematico di capire perché la dimostrazione funziona. Ma da questo punto di vista il ruolo dei proof assistant, dei calcolatori, no? Ecco, rispetto a questo non è un ruolo secondario, ma anzi potrebbe essere un ruolo fondamentale. Questo è quello che è emerso dalla ricerca che abbiamo fatto. Ecco, questo credo. Quindi non abbiamo ottenuto, diciamo, delle risposte nette sulla questione della fiducia in matematica, nella dimostrazione, per quel che riguarda la dimostrazione, però speriamo di aver dimostrato almeno questo, che la fiducia è indispensabile, che ci sono rischi coinvolti, ma che questo non dovrebbe darci, cioè indurci a riflessioni pessimiste o peggio irrazionaliste sulla presenza di errori nella letteratura matematica. Grazie. Grazie davvero a Luca Bellotti, a Enrico Moriconi per il loro contributo. Mi dispiace non aver potuto ascoltare gli altri casi di studio che sono davvero molto interessanti e comunque invito le persone interessate a leggerle nel libro che appunto abbiamo pubblicato. Invito anche Luca ad accendersi una luce davanti, perché sennò sembra il fantasma di Notre Dame. Sì, no, nel frattempo ho avuto buio. Infatti, allora io darei lo spazio al dibattito. Siamo leggermente lunghi, ma mi auguro che ci siano interventi appunto su entrambe le relazioni, quella di Barrotta Gronda e quella di Moriconi Bellotti. C'è Antonio Masala che si prenota e gli do quindi subito la parola. Sì, buonasera, grazie, sono state due, anzi tre, includendo certamente anche quella di Longo, bellissime presentazioni. Io cercherò di essere velocissimo perché siamo appunto un po' lunghi sui tempi. Avevo una considerazione sulle cose che hanno detto Pierluigi e Roberto. Quello che insomma molto mi affascina del loro studio sono anche gli aspetti un po' implicitamente politici, visto il mio campo di studi, del problema della fiducia nella scienza. Loro hanno messo in luce come oggi anche gli esperti siano in disaccordo. Beh, in realtà questa è una caratteristica della scienza. Nel percorso scientifico gli esperti molto spesso, gli scienziati stessi molto spesso sono stati in disaccordo, no? Quindi si va avanti per tentativi trial and fails, no? Quindi tentativi ed errori. Oggi questa cosa sembra diversa e sembra per molti aspetti più grave. Perché sembra per molti aspetti più grave e sembra per molti aspetti più politica, dico io dal mio punto di vista? Beh, se guardiamo dal punto di vista dei cittadini, oggi sono i cittadini stessi che vogliono decidere a quale esperto vogliono credere e pensano che in qualche modo sia una conseguenza della democrazia questo. Ossia loro si possono informare su internet facendo delle ricerche su Google, pensano di poter sapere quanto e più degli altri e quindi pensano di poter essere loro democraticamente a investire il giudizio di correttezza o non correttezza a quello che dice uno degli esperti. Quindi anche quando i cittadini guardano ciò che dicono gli esperti, credono che in qualche modo ci sia un processo di democratizzazione in questo senso, quindi quasi una decisione o degli individui che conservano il loro diritto oppure della maggioranza. Se guardiamo dal punto di vista dei politici, beh, è stata la classe politica innanzitutto, forse non innanzitutto, ma sicuramente a incentivare questo processo, per un motivo molto semplice. I politici, che non sempre agiscono in maniera completamente corretta, soprattutto quando sono all'opposizione, scelgono un esperto, un altro esperto, non perché veramente fanno ricerche e si fidano di un esperto o di un altro, ma perché questo gli fa comodo politicamente. Ossia, se la maggioranza si fida di un esperto che dice il coronavirus oggi è terribile e l'opposizione dice no, non è vero,
sta diminuendo, non è così terribile, è il governo che vuole avere poteri assoluti o viceversa. Quindi in questo senso c'è una politicizzazione degli esperti anche da parte della politica. Quindi in questo senso era un po' una considerazione sugli aspetti più politici, se possibile una battuta per sapere un po' come vedete voi questo aspetto. Grazie. Do la parola appunto a Pierluigi e Roberto. No, Roberto, dico due parole. Ma dunque, è vero, come diceva anche Longo, le controversie sono sempre esistite e sono anche benefiche per il progresso scientifico. Cosa cambia in questo contesto che noi abbiamo di fronte? Ma fondamentalmente due. In primo luogo, spesso, come dicevo prima, gli esperti sono tirati per la giacca. Cioè c'è un problema socialmente rilevante e si chiede una soluzione prima che si possa sperare di arrivare a un consenso. E in secondo luogo, molte volte queste controversie tra esperti sono strettamente intrecciate con interessi di valore, con interessi e con questioni di valore. E gli stessi esperti in questi casi, noi siamo abituati un po' a vedere la scienza come un blocco che è da parte distinto alla società. No, in molte controversie invece la scienza è frammentata e cioè ci sono alleanze variabili tra comunità scientifiche e componenti della società. E questo rende ovviamente ancora più difficile la soluzione. Per quanto riguarda questa frammentazione di scienza e società, pensate, un esempio che penso abbastanza chiaro, ai movimenti ambientalisti da una parte e la ricerca scientifica dall'altra. Ora, se voi avete presente quel bel libro di Rachel Carson che ha dato vita ai movimenti ambientalisti, vediamo subito che i movimenti ambientalisti sono nati in polemica con la scienza ufficiale, che Carson riteneva eccessivamente specialistica e non era in grado di capire tutto il web, le interrelazioni della natura. Con la vittoria del premio Nobel a Gore all'Intergovernmental Panel on Climate Change, c'è stato proprio un rovesciamento di alleanze. L'ambientalisti sono diventati alleati della scienza ufficiale. Questo proprio dà l'idea della variabilità di alleanze che molte volte si verifica tra scienza e società. Allora, il disaccordo degli scienziati è da una parte inevitabile e dall'altra tende purtroppo a perpetuare le controversie che a volte rischiano di degenerare in polemiche, per usare la distinzione che abbiamo visto prima, quando gli stessi esperti scientifici si rovesciano l'accusa di aver tradito il vero spirito della scienza e di essere diventati degli avvocati di parte. È una cosa che accade con una certa frequenza. Questo ovviamente aumenta il distrasso, lo scetticismo verso la ricerca scientifica. Ciao Roberto, se vuoi aggiungere qualcosa. Dico solo due cose telegrafiche. La prima è che riguarda l'immagine della scienza. Secondo me, già da un po' di tempo Philip Kitcher ha notato in molti studi come noi viviamo una sorta di disallineamento fra l'immagine della scienza che portiamo avanti nel discorso sulla retorica della scienza, che è strettamente legata all'idea dello scienziato, diciamo, dell'epoca dell'inizio della Royal Society, no? Cioè lo scienziato privato che si svolge le proprie ricerche, come dire, nello scantinato di casa, con pochissimo impatto sociale e con pochissima responsabilità sociale. Quindi da un lato abbiamo questa immagine della scienza, che in un certo senso fa parte della retorica con cui anche gli scienziati presentano se stessi e concepiscono il proprio ruolo. E dall'altro abbiamo poi la realtà della scienza, che è un aspetto completamente diverso, come ha detto Longo. Sul secondo punto io credo che noi non abbiamo ancora lavorato su questo, quindi è una mia opinione, non so quanto sia neanche valida
da un punto di vista scientifico, però sarebbe bene, andando avanti, ribaltare il discorso. Cioè, è vero che ci sono sempre dei fenomeni di fiducia, però, e qui era un'osservazione anche da fare a Luca e Enrico, cioè la fiducia non può in campo epistemico comunque essere unwarranted, cioè non può essere una fiducia che non abbia delle un minimo di garanzie che devono essere date dai prodotti stessi. Quindi in un certo senso, secondo me, una mossa da fare per provare a impostare il dibattito è considerare tutte le componenti, in questo senso l'idea di comunità di ricerca che ha introdotto proprio per Luigi nei suoi lavori è, secondo me, molto utile, immaginare un contesto di ricerca in cui non esistono soggetti passivi. Cioè l'idea di fondo è che il dibattito pubblico è parte della capacità, ad esempio, di penetrazione di un certo tipo di conoscenza scientifica. Quindi più è polarizzato anche il tipo di presentazione a livello, ad esempio, mass media, tu Antonio su questo hai una forte sensibilità, più si rischia effettivamente di andare a cortocircuitare la possibilità di una di un comportamento fiduciario in senso proprio. Bene, credo che da questo dibattito si veda come in realtà c'è una rete di lavoro e di progetto comune, nonostante le diverse competenze, che si intreccia in un dibattito, in una collaborazione che poi ha portato ai risultati che abbiamo visto. Abbiamo ancora tre interventi e con questi chiuderei, due per Barrotta Gronda e uno per Moriconi Bellotti. Il primo è di Marco Menon, a cui do la parola, e poi ci sono due nella chat che riferirò io. Marco? Ok, eccomi qui, mi sentite? Perfettamente. Grazie. Allora, volevo fare una domanda al professor Barrotta e a Roberto rispetto al difitere epistemico, e era un semplice dubbio, mi chiedevo se in fondo non servono delle competenze specifiche per saper distinguere un vero difitere epistemico da un difitere epistemico falso, e se questo appunto non rappresenti un problema a sé, e quindi in fondo ci si debba rifare a difitter non epistemici quando ci sono casi molto, molto controversi. Grazie. Roberto, vai tu, vai. Questo Sì, no, l'idea è proprio, cioè nel senso, ma è sicuramente così, cioè ad un certo grado di complessità, anche semplicemente i termini che compaiono in una determinata proposizione richiedono un piano di fiducia che non è epistemica. Noi l'abbiamo chiamato defitter epistemico soltanto perché esiste chiaramente un contrasto fra la proposizione A, questo vaccino causa l'autismo, e la proposizione non A, questo vaccino non causa l'autismo. Dato che stanno sullo stesso piano, e dato che uno è incompatibile con l'altro per un agente razionale, per un soggetto minimamente razionale, allora l'abbiamo chiamato epistemico in questo senso. Però certamente per accedere a quello c'è bisogno dei tre strati, dei due strati sotto. Benissimo, allora l'ultima domanda per Barrotta Gronda e poi leggerò anche la domanda per Moriconi e Bellotti. Fiorella Battaglia chiede a Barrotta e Gronda quanto l'approccio strategico della citizen science, che presuppone una qualche forma di sapere pratico posseduta dai cittadini, possa essere inclusa nell'analisi della fiducia degli esperti scientifici che è stata presentata. Sì, io tra l'altro con dei colleghi di Venezia proprio abbiamo vinto un progetto Horizon proprio sulla citizen science. Sì, rientro in questa idea della comunità di ricercatori in cui sono presenti non solo gli scienziati, ma anche i cittadini. Ovviamente ci sono vari livelli di coinvolgimento. Il caso tipico che viene fatto è quello del bird watching, cioè i cittadini vengono coinvolti in osservazioni per arrivare poi a una più efficiente e completa tassonomia.
Questo è un coinvolgimento però molto passivo, ecco, perché poi è lo scienziato che raccoglie i dati e li sistematizza. Bisogna vedere se ci sono, c'è possibilità di coinvolgimenti maggiori. Questo è uno dei problemi che va affrontato. Ecco, io credo che sia possibile, soprattutto qua, se abbiamo presente che molte volte l'esperto scientifico deve affrontare quella che prima dicevo sono situazioni problematiche uniche, cioè non riproducibili o derivabili dal sapere nomico, dal sapere generale. Allora, trattandosi dell'unicità, allora anche il cittadino comune può effettivamente avere un ruolo più attivo del bird watcher nella ricerca. Ci sono molti casi studio, quello di Winnie sui pastori della Cambria, quello che ho fatto io sul Vajont e tanti altri. In questi casi il trust ovviamente è reciproco, nel senso che c'è un trust ovviamente in ogni caso verso lo scienziato, questo diceva anche Roberto nel saggio, però ci deve essere anche un trust nei confronti del cittadino in quanto portatore di conoscenza. Io la metterei così, non so Roberto se sei d'accordo fino in fondo. Sì, sono completamente d'accordo. Bene, grazie. Allora, l'ultima domanda a Bellotti Moriconi la fa uno spettatore, spero non sia un bird watcher. Chiede se la verità in matematica si può considerare in teoria sempre raggiungibile partendo da un determinato numero ben definito di regole, come ad esempio si può fare con l'utilizzo di una macchina di Turing, la quale in teoria, sebbene in tempi lunghissimi, dovrebbe però dare sempre un risultato. Rispondo. Chi risponde? Sì, rispondi pure tu. Rispondo io. Beh, ci sono risultati della logica matematica del Novecento fondamentali che escludono questo. Ecco, e uno dei frutti della formalizzazione di cui dicevamo è stato il fatto di riuscire ad ottenere questa consapevolezza, ma nella forma di teoremi, non nella forma di tesi filosofiche, non so come dire, cioè che ci sono questi limiti e questi limiti sono limiti, stiamo parlando di sistemi formali, si intende, che questi limiti sono limiti intrinseci, ci sono e questo è stato dimostrato, che è segno di come la formalizzazione produca nuova conoscenza matematica, anche nel senso di della conoscenza delle limitazioni, del limite che è conoscenza quant'altre mai, no? Come Kant ci insegna e altri, no? Molte grazie, davvero molte grazie. Beh, credo che davvero dobbiamo fare una standing ovation ai protagonisti, ai relatori di questo panel, addirittura 5 variamente coinvolti, che ringrazio davvero di cuore, c'è stato anche un bel dibattito. Penso che per risparmiare quel pochino di tempo che ci siamo concessi per il dibattito dobbiamo proseguire, continuare e rinunciare purtroppo alla nostra pausa caffè prevista. Per parte mia do la parola al professor Barrotta, il quale appunto sarà il chair dell'ultima sessione del nostro convegno. Ok, thank you Adriano. I have the task of coordinating the last session, which is devoted to the concept of trust in political philosophy. You don't mind, I will speak English because one of the speakers is a non-Italian speaker. Unfortunately, the language, unlike the language of Shakespeare, the language of Dante is not very much spoken widespread abroad. So I prefer to switch to English. Antonio e Marco, Masala e Menon, if you don't mind, I will give the floor to Professor Somin straight away, because he's been waiting for a while, so I think it's polite for us to give him the floor, and then we'll move to your talk. Well, just a few words to introduce Professor Ilya Somin.
who is a professor at the George Mason University. He has recently published a very interesting book with the Oxford University Press. The title of the book is Democracy and Political Ignorance. So please, Professor Somi. Thank you very much, and thank you to the organizer of the conference for inviting me and arranging this exciting event. I'm very sorry that we can't meet as originally planned in Pisa, but hopefully in a few months we will have the vaccine and the pandemic will be over and things will be better. I do want to make one small correction, which is that the book I recently published with Oxford University Press is actually called Free to Move, Foot Voting, Migration and Political Freedom, Democracy and Political Ignorance, is a book I published with Stanford University Press 4 years ago. As we'll see, both are at least somewhat relevant to my presentation today. So I'm going to try to see if I can share my screen and then continue with the presentation. So let's see if I can make that work. Okay. All right. So I hope now you can see presentation, and what I'm going to be talking about is my paper, Trust and Political Ignorance, which was prepared for this conference and the volume that came out as a result of it a few months ago. And my paper addresses a paradox that we have two complaints that are made regularly in the United States and also in many European countries as well, that on the one hand, there's an argument that there's too much distrust. There's too much hostility between rival political factions on the left and right, and citizens are constantly hostile to each other and angry. They don't trust science. They don't trust government officials and so forth. On the other hand, there is concern about the spread of fake news and conspiracy theories and other such phenomena. And here, the argument is actually that many people have too much trust, that people are too ready to believe ridiculous conspiracy theories or believe in fake news and so forth. So it seems a little strange that on the one hand, we seem to have too much distrust, too much hostility, and not enough confidence in various kinds of experts. On the other hand, the argument is that we have too little distrust, that people are too ready to believe fake news and other kinds of misinformation and deception. In this presentation, I will explain how actually there isn't the contradiction here, that both of these phenomena follow from the basic logic of rational political ignorance, which we see time and again in both the United States and other countries, including Italy. I'll explain then more specifically how this applies to the problem of fake news and to distrust of experts, of legitimate experts. I'll then talk about how we cannot simply say we won't rely on experts at all. And I'll discuss ways that people can perhaps do a better job of determining who's a real expert, who's worthy of at least some trust versus those who are not. And finally, at the end of the presentation, I'll talk a little bit about how the use of voting with your feet and expanding opportunities for foot voting can help us alleviate some of the problems that I'm going to be talking about at the beginning of the presentation. So first things first, I'd like to just briefly explain the basic problem of political ignorance. In both the United States and many other countries, there's a lot of evidence which indicates that most people know very little about politics. For example, only about one third of Americans can even name the three branches of the federal government, the executive, the legislative, and the judicial. Most people don't know how the government spends its money. Most people don't know what the crime rate is and whether it's increasing or lowering. Most people also don't know some very basic facts about how government policy works, including which officials are responsible for which issues. A lot of the data we have on this are for the United States, but
there's similar evidence from many European countries, including Italy, and it shows that this problem of political ignorance is not confined to one country or just a few countries. It's a serious problem in almost every country for which we have significant data. In fact, in a recent study by Ipsos Mori, a British polling firm, they found that the United States and Italy may have the two worst cases of political ignorance of all of the countries studied. But even countries which do a little bit better, like some of the Scandinavian nations, they still have a very high absolute level of ignorance. It's just relatively a little bit better than Italy or the United States or Britain. Now, you might think, well, the problem here is that people are just stupid. They don't understand very basic things. They're not capable of learning. But in reality, for most people, this sort of behavior is actually perfectly rational. Imagine you're a person whose only reason for learning about politics is to become a better informed voter, to make better decisions about political issues. That turns out not to be much of an incentive at all, because the chance that your vote will make a difference in an election is extremely small. In an American presidential election, like the one we just had, it's about 1 in 60 million. In an Italian election, it's probably several times greater, because Italy has a smaller population than we do, but the odds are still very much against you. The odds that your vote will make a difference are very small, and therefore people have very little incentive to spend more than a small amount of time and effort to acquire relevant political information. And in fact, the evidence strongly suggests that most people are rationally ignorant, as economists call it. They spend very little time seeking out political information, and most of them know very little about politics. Now, of course, there are some people who learn a lot about particular issues, even though they know very little, they know there's very little chance that they can make a difference. Those people are sports fans. People like the ones up on the screen right now, they learn a lot about their favorite sport, even though there's very little chance they can affect the outcome of games. But they learn about it anyway because they enjoy it, and because also they enjoy spending time with their fellow fans of the same team, and they enjoy hating the opposing team. It's fun to hate the team that is the rival of your team. Similarly, there are the people who in my work I call political fans. They enjoy following politics. They enjoy cheering their favorite team, and they enjoy hating the opposing political party or the opposing ideology or the opposing candidates. So these sorts of people, they know much more about politics than the average voter, but there is a problem. When you're seeking out political information for the purpose of having a better experience as a fan, that purpose is often at odds with the goal of seeking out the truth. Think about how sports fans react to calls by the referee that go against their favorite team. The reaction is usually, that was a terrible call. The referee must have been blind, or he must have been biased. On the other hand, if the call goes in favor of your team, then the reaction is, well, of course, that was a correct call. How could it possibly have been decided otherwise? This is much the same way the political fans react to new information. They tend to overvalue any information that supports their pre-existing views or makes their favorite party or their favorite political leaders look good. On the other hand, any information that goes in the other direction, they tend to ignore, or at least they tend to underestimate its importance. Moreover, the biggest political fans, those who are most interested in politics, they tend to follow politics only in media that supports their pre-existing views. So if you're a left-wing political fan, you probably watch or read left-wing media. If you're a right-wing one, you probably do the opposite. You watch right-wing media and follow politics that way. In addition, the biggest political fans, again, those who are the most interested in politics, they also tend to discuss politics only with other people who already agree with them. So right-wingers tend to talk to other right-wingers, left-wingers to other left-wingers, and so on.
if your goal is to establish the truth, all of this is highly irrational behavior. To be a real truth seeker, what you would want to do is to find information sources that don't agree with your existing views. Those sources are most likely to give you facts and arguments that you haven't heard before. On the other hand, if your goal is to have a better experience as a political fan, to enjoy spending time with your fellow fans of the same team, to cheer for your team, and to hate the opposition, then those goals, this kind of behavior makes is very rational if those are your objectives, that you spend time validating your pre-existing views and cheering for your team. And so people can enjoy this sort of process, but obviously it's very at odds with the goal of seeking out the truth. So we have a two-level problem of political ignorance. On the one hand, most voters are just rashly ignorant. They don't know much about what is happening. There is a minority, the political fans, who know much more, but they tend to be very biased in their processing of political information. I covered these issues in much greater detail in my book, Democracy and Political Ignorance, which was mentioned earlier. And also there is an Italian translation of that book published by the Bruno Leone Institute. So you can read it in English or in Italian or both, whichever you prefer. But for now, I will press on and talk about the application of these ideas to the problem of fake news and misinformation. And I think part of the problem with fake news is simply that people can believe it because they don't know very much about politics. If you look at some of the most prominent conspiracy theories and fake news in the world, in both the United States and Europe, they tend to be believed more often by people who know less about politics and have lower levels of education. So one example that's currently going around in both the United States and Europe is the phenomenon of COVID-19 conspiracy theories. People who believe that the COVID virus was actually deliberately created in a lab, or that it's being spread by someone like Bill Gates for the purpose of promoting his economic interests, or that it's really fake, that it was developed by governments or by scientists for the purpose of increasing their power, increasing their funding. Polls show that in both the United States and Europe, some 20 or 25% of people, or in some places even more, believe conspiracy theories like this, and it's people who know less about politics and have lower levels of education that are much more likely to believe it. The same thing is true of Donald Trump's conspiracy theories about the American election, where he claims there was a massive conspiracy to engage in voter fraud. Again, people who know less about politics and who have lower levels of education are more likely to believe this. And in my article, I give some other examples like this, that people who know less are more likely to fall for fake news or for conspiracy theories. And it's understandable because it's easier to believe in a conspiracy theory if you don't know much about how governments work. And therefore, you may believe that it's very easy for the government to engage in elaborate conspiracy and then cover it up. People who actually understand politics are more likely to realize that most governments just aren't competent enough to bring off a massive conspiracy theory. They can barely hide what they're gonna do tomorrow, much less hide a massive conspiracy theory going on over many months or years. But people who don't know much about politics, they're less likely to understand this. But it's not just ignorance that contributes to conspiracy theories. It's also the problem of rational irrationality, which I mentioned earlier, where if your goal in seeking out information is not to get at the truth, it turns out that it's rational to be very biased in the way that you seek out information and the way that you process it. And here, it's no accident that fake news and conspiracy theories are more likely to be believed by people for whom these ideas reinforce their pre-existing views. So Donald Trump's
conspiracy theories are far more likely to be believed by Republicans than by Democrats, because for the Republicans, they reinforce their pre-existing views. On the other hand, there are other conspiracies theories that support left-wing views, or those are more likely to be believed by left-wingers. I give some examples in the article, such as the theory that George W. Bush deliberately allowed the 9/11 attack to happen. That one is more likely to be believed by people on the left than by people on the right. And exacerbating this problem is the role of partisan opinion leaders, political leaders like Trump and others, who promote these conspiracy theories and spread them. People who are strong supporters of these leaders or their parties, they're more likely to believe than what they have to say. Sometimes also celebrities who are not politicians also play an important role in this process. For example, celebrities have played a big role in promoting the ideology of anti-vaxxerism, the idea that vaccines are actually harmful and dangerous. Various kinds of celebrities in Hollywood and elsewhere have played a role in this, and people like and trust these celebrities, at least some people do, and therefore they're more likely to believe what they have to say. So therefore, there is no paradox here. On the one hand, the political hostility between different factions on left and right leads to distrust, and that's particularly true in a situation like we have now in the United States, where there's a lot of political polarization. But that very partisan bias also contributes to belief in fake news and belief in conspiracy theories. So it creates harmful distrust in some areas, but it also creates excessive trust in misinformation that reinforces people's pre-existing views. Now, you might say maybe the solution to this is just to be skeptical of everybody, that people should be skeptical of anybody who claims to be an expert. They shouldn't believe the fake news. They should just check out all the evidence for themselves. Don't believe what supposed experts say about COVID or anything else. Check out the scientific evidence yourself. Look at the science, see for yourself how the virus works, see for yourself how all of these different issues work out there. But while this is a tempting idea, I think it is unlikely to work. There are good reasons why we should still trust experts in many situations. One is that there's simply too much information out there for any person to understand more than a small fraction of it. If you think about all the specialized scientific knowledge, medical knowledge, economic knowledge, and so forth, even the smartest person cannot learn more than a very small fraction of it. So for a lot of it, we have to rely on experts to determine what's true and what isn't. For example, as soon as possible, I'm going to take the COVID vaccine. I haven't done the scientific research myself. I haven't read the relevant scientific papers, but I trust the scientists who have done the research and who have read and written the papers. And I think it's very likely that I will be better off if I take the vaccine than if I don't. And so I'm going to do that in reliance on experts. Similarly, even aside from this crisis, I give my children the vaccination that the doctor says they should have. I don't try to do my own scientific research on what vaccinations might be beneficial and which ones might not be. I think it's more likely that the doctor will get this right than that I will if I try to make the decision purely on my own. And the more human knowledge increases, the more complex society is, the more we do have to rely on experts, at least for a lot of things. So how do we decide who to rely on as an expert? There's no simple way to address this, but one useful criterion to look at is to ask whether the experts in the relevant field actually agree with each other, or whether they're divided along ideological lines, with, for example, left-wing experts having one view and right-wing experts having another view. And it turns out that there actually are a lot of important issues where
experts in a relevant field do agree with each other about important questions where the general public might be divided. For example, experts do agree that the COVID-19 virus is a serious problem. It is a real thing. It's not a fake. It's not like the flu, as some conspiracy theorists claim. Sadly, it's much worse than the flu. So while there's some disagreement about how governments should react to the crisis, whether they should do lockdowns, for example, or not, the basic idea that this is a very dangerous virus that kills a lot of people, that there is a lot of expert consensus on. Similarly, there's an expert consensus that GMO food, genetically modified food, is not actually more dangerous than so-called natural food. Any risk that arises is about the same. In some of my work on housing policy, I found that there's a broad consensus among experts that zoning restrictions on building new homes are a big part of why there's a housing shortage in various parts of the United States and Canada and Europe. Both left and right-wing experts tend to recognize that. And there are many examples like that where if there is an ideological consensus among experts, if left and right-wing experts agree, that's a situation where there's an especially strong case for deferring to the experts, not because they're definitely right, but because they're more likely to be right than people who know less about the subject. And when the experts agree across ideological lines, it's much less likely to be the case that their views are just a result of their own ideological bias. A second useful criterion is to try to make sure that we defer to the experts only on those issues on which they themselves actually are experts, as opposed to on other issues. And many problems actually have a combination of aspects where a given expert might be expert on some things, but not others. For example, when we talk about the COVID crisis, I think epidemiologists and other scientists definitely have tremendous expertise on how the virus works and how it spreads, but they don't necessarily have expertise on all the aspects of government policy involved, such as, for instance, the economic and social effects of lockdown. So we should definitely defer to scientists on the issue of how dangerous the virus is and on the issue of how it spreads. But the question of lockdowns also has other dimensions on which scientists may not be experts. And the same thing is true of global warming and some other problems which have a purely scientific component, but they also have an economic or social component as well. But while there are, I think, these useful guidelines for deferring to experts, I worry that most voters will not, in fact, apply these guidelines. Most will instead just rely on their pre-existing biases that I talked about earlier, and many simply won't take the time to try to determine who is a real expert and who isn't, and or to try to separate out questions where experts disagree along ideological lines from questions where there is actually a lot of agreement. And that leads me to the last part of the presentation, which is to ask, how can we do better? Maybe the problem is that there is a flawed structure of incentives where most voters have an incentive either to be ignorant about politics or to be like the political fans and do a bad job of evaluating and processing the information that they have. And in my article, and more so in my other work, I describe how we can partially address this problem by making fewer decisions through voting at the ballot box and more by voting with your feet. What is voting with your feet? Well, there are several different types, but one obvious one is that people can vote with their feet by deciding where to live in a federal system. They can choose what city to live in or what region to live in based in part on how much they like the government policies there. Similarly, people can vote with their feet through international migration. In the European Union, for example, there is freedom of movement throughout the so-called Schengen area, so people can choose what country they wish to live in, and here too, they can choose the one that has the policies that they like best. People can also vote with their feet in the private sector when they make decisions in the market or in civil society.
Obviously, when people vote with their feet, just like when they vote at the ballot box, they need to find information, and often they have to rely on experts for particular types of decisions to help them make them. So why would this be any better than voting at the ballot box? The answer is that when you vote with your feet, you are making a decision that has a high chance of making a difference. And therefore, your incentives are different. When you decide where to live, or when you decide what product to buy in the market, there is a very high chance that your decision will make a difference. Whereas on the other hand, when you vote in an election, it is only one chance in many millions of making a difference. And therefore, when you vote with your feet, in general, people make more of an effort to seek out information. If you're like most people, you spend more time and effort the last time you decided what television set to buy than the last time you decided who to vote for in any election. That's not because the television set is more important than who governs your country, or that it deals with more complicated issues. It's that you know that when you decide what television to buy, that is the television that will actually end up in your living room. On the other hand, when you turn on the TV and you have the misfortune to see Donald Trump or some other political leader, then the chance that you can affect who that is very low. And this affects not only your incentives to acquire information, but also your incentives to evaluate it objectively. Lots of data shows that people are more objective in their evaluation of information when they make foot voting decisions than when they make decisions at the ballot box. And again, the reason for that is that there are stronger incentives because your decision actually makes a difference. So if you're biased in the way that you buy a television set, you will end up with a bad television set. If you're biased in your voting decisions, the chance that your bias will make a difference is very small. This also leads to better screening of experts when people use experts for foot voting decisions than when they rely on experts for the ballot box. People are much more likely to reject conspiracy theories and quackery when it's a matter of their own decisions that they make by voting with their feet than when they vote for politicians or make other similar decisions. And so it's not that people are never fooled by fake news or by disinformation when they make foot voting decisions. It's that they're much less likely to be fooled. And I give some examples and study to support that in my article as well. So I don't claim that foot voting is a complete solution to these problems, but it can at least reduce them. And we can expand opportunities for foot voting by decentralizing government power, thereby giving people more ability to vote with their feet on different issues. Also by breaking down barriers to international migration, and by increasing the role of the private sector where there are many foot voting opportunities to be had. I go into all of this in greater detail in my most recent book, Free to Move, which unfortunately is not yet available in Italian translation, but perhaps it will be in the future. So much more can be said, but for now I will stop and I look forward to your questions. Thank you. I'm now stopping my sharing, and I hope you can see me so that I can answer questions. Thank you, Professor Somini. So any questions from the audience, queries? Well, just to break the ice, I have a very short question. I'm not a political philosopher, but I followed quite in deep the debate on the so-called epistocracy. I got the impression that there is a clear-cut distinction. On one end, there are those who believe that democracy should provide a mechanism allowing to achieve, to reach good solutions. On the other, other people think that this is not the main task of democracy. The main task of democracy is to encourage civic values, such as tolerance, respect, pluralism,
And only indirectly through these values, democracy can allow us to achieve a good solution. What do you think about this debate, about this distinction, if you think that the distinction I said before is correct? Sure. So I think there's really maybe two or three questions here. One is, you mentioned the theory of epistocracy, which for those who may not know is the idea that government should be put in the hands of knowledgeable people. It dates back all the way to ancient Greece, I think, but more recently, Jason Brennan of Georgetown University has written a book called Against Democracy, where he defends the theory of epistocracy. He points out many of the same problems with political ignorance that I have pointed out, but his solution, or at least his partial solution, is to concentrate more power in the hands of people who know more, that is the epistocrats. I have various criticisms of Brennan's theory. I actually have a whole article devoted to criticizing it. For now, I'll merely say that I'm not sure that government can be trusted to identify the relevant experts and put them in power. And even if the experts were in power, they may be subject to various biases of their own, including the kind of rational irrationality that I mentioned earlier. There are some other problems with epistocracy as well, but those are some of the main ones. So I agree with Jason Brennan about the problem that we face, but I disagree with him about the solution, in that I think what we should be doing is, rather than giving power to experts, we should empower ordinary people to make decisions in ways where the ordinary people have better incentive to be well-informed and better incentive to decide which experts are the ones that should be trusted. And I laid out my reasons for thinking that voting with your feet is a good way of doing that. On the issue of whether democracy has just one objective or more than one, I think even if you believe that making good decisions is not the only goal of democracy, still, I think most people would recognize that making good decisions about government policy is important. Among other things, if democracies consistently make bad decisions because the voters are ignorant or because the voters are biased, that tends to damage the reputation of democracy over time, and it lends fuel to authoritarian movements of the kind that we've seen in many countries in recent years, including in European countries like Poland and Hungary and elsewhere. So even if you think democracy has these other goals and that it's not just about making good decisions, still I think making good decisions is important. I will add also that if among the other goals that you seek are tolerance and some of the other civic virtues that you mentioned, political ignorance is often an obstacle to achieving that. In my book, Democracy and Political Ignorance, I point out how racism and intolerance and other kinds of bigotry often are at least in part the result of ignorance and the result of the kinds of political biases that I mentioned earlier. So people who promote anti-Semitism, racism, hatred of immigrants, and so on, they often rely on crude conspiracy theories and disinformation of the kind that I mentioned earlier, and political ignorance so often enables these ideas to flourish. This was obviously true in the case of Hitler and Mussolini in the 1920s and 30s, but it's also true of various movements of this kind today. So I'm not sure, therefore, that there's a clear separation between trying to ensure that democracies make good decisions and trying to ensure that they promote virtues like tolerance. I think there's a link between the two. Yeah, of course. So epistocracy is no more than a new version of technocracy, basically. So people use those two terms in different ways. I think technocracy may be a narrower version of than epistocracy, and a technocracy maybe specifically about empowering people with technical knowledge, whereas epistocracy of the kind that Jason Brennan supports may be empowering people with some kind of broader range of knowledge that might be relevant to public policy. Two questions from the chat. The first question is from Fiorella Battaglia. Just a moment because I lost it. Should I just read it in the chat?
You can read it? You can read the question? No. I can try. No, you can't. Okay, sorry, I can't. You will have to repeat it for me. Okay, now the question is the following. Are you implying a sort of epistocracy? Well, that's very close to mine, actually. Or is there in your framework room for democratic authority, for both empowered citizens and the quality of political decisions? Yes. So it's a good question. I think I partly answered it with my previous answer. I think we need to rely on experts and trust them on some issues. That doesn't mean we should give experts special political power. It means that we should consult with experts on various kinds of issues and in certain circumstances rely on them. But I think one of the advantages of expanding opportunities for people to vote with their feet is that they can rely on experts to guide their decisions, but they're not being controlled by the experts. And in the framework of voting with your feet, people have better incentives to consider carefully who are the real experts and on what issues we can use their guidance. Whereas when we vote at the ballot box, people have stronger incentives to fall for fake news or for conspiracy theories. But my theory is very different from one from an epistocratic theory, which says we should put the experts in power and we should give them the authority to give orders to everybody else. In my view, we should as much as possible empower ordinary people, but those ordinary people should be operating in a framework where they have good incentives to seek out the advice of experts and to rely on the experts when that would be useful. Okay, thank you for summing. Fiorella Battaglia has also written a very long comment. I suggest that Battaglia should send his comments directly to Professor Somin, because it's very long to read the comment. So if you can maybe he can put it in the chat perhaps so that I can see it. In the chat, I don't know. Can you read it? Because I'm not. Luigi, maybe you can copy paste in our chat, because the chat that we have is different. I don't know. Was it your father? Yeah, here we go. So let me read the. Because she sent these comments in a specific chat in private, so maybe you can't read it. Well, yeah, so I can read it now. I'm just reading through it. Are you reading? Yeah. Let me try to summarize the question. The question starts by saying that he agrees with a lot of what I say, but disagrees with the rational choice explanation of ignorance. In that in reality, maybe some ignorance or maybe even a lot of it is due not to rational decisions, but to having different moral values. And in particular, he refers to Jonathan Haidt's theory of moral foundations, that sometimes people may be just relying on different basic moral values, and that may lead them to make mistakes about political issues and may exacerbate ignorance. Perhaps that will even also affect them when they make choices about which countries to live in. In my work, particularly in my book, Democracy and Political Ignorance, I distinguish between factual knowledge and moral values. I think certainly some political disagreements are in part due to the fact that people just have different fundamental values, and therefore, even if they agreed on all the facts, they would still disagree on what should be done. For instance, the issue of abortion, I think, has a structure. A lot of the disagreement about abortion is about,
disagreement about basic moral values, not necessarily specific facts. However, as I also discuss in Democracy and Political Ignorance, a very high percentage of major political issues do turn on factual disagreements of various kinds about the effects of different kinds of economic and social policies. The disagreements about COVID-19 partly turn on how dangerous people think COVID-19 is. They don't turn only on that, but that is part of it. Similarly, I mentioned the issue of GMO foods. That turns in large part, on whether GMO foods really are more dangerous than so-called natural foods. And the answer to that question is almost certainly that they are not. So even if factual ignorance is not the only issue out there, is not the only part of the problem, it's at least a big part of it. And improving people's incentives can make that better. In the article, I give a lot of evidence for that. It is possible, indeed it's likely, that if you have one set of values, that may affect how you perceive different facts, and it may bias you in your judgment of them. That's part of what I talk about when I discuss the theory of rational irrationality that the questioner also mentions. Even if you have one particular set of values, still, if you want to realize those values, you would want the factual information that would give you the best chance of realizing them, and their factual knowledge plays a role. And if you were evaluating the information objectively, you would not engage in the kind of bias that Kaplan talks about. Finally, I think the evidence on voting with your feet is that it's not that when people vote with their feet, bias is completely eliminated or ignorance is completely eliminated. It would be silly to say that, but both are less serious problems than when people vote at the ballot box, because people have an incentive to seek out more information and also to do a better job of evaluating the information that they learn. Finally, I would also say that there's a lot of problems and criticisms with Jonathan Haidt's theory. I have some skepticism about it, but to really go into it, we would probably need a whole other presentation, which is specifically about his theory. Here, I would just mention that Jonathan Haidt himself has had to make all sorts of modifications to his theory since it came out to deal with the fact that there's a lot of evidence that the theory doesn't, that contradicts the theory, and that many of the predictions of the theory are actually not borne out. But that probably, to really address his theory and give it the time it deserves, we probably would need a whole other conference. I have one more question from the chat. In this case, I can read it because it's not too long. I think that polarization might be harmful when it's generated by different moral minds. Namely, it might be driven by innate factors that are translated into different ideological inclinations. It could really hamper communication, promote ideologies, and this is what really fuels the lack of trust toward institutions and experts. Do you share my reflections? So I think I agree that polarization makes these problems worse. I mentioned some ways in which it makes it worse in my article. I'm not so sure that polarization is primarily the result of innate factors, that is basic human nature, because if it really was the result of basic human nature or of our genetic predispositions, we should expect to see roughly the same level of polarization at all times, because the genetic endowment of humanity has not changed very much over the last 20 or 30,000 years. We're basically the same cavemen that we were 20,000 years ago. But if you look in the United States, you look in Europe and elsewhere, the amount of polarization varies over time. American politics now is much more polarized than it was 30 years ago. I think that's also true in some European countries like France and Italy, though it's by no means true in all countries. So that suggests to me that polarization, while certainly human nature plays a role and genetics plays a role, there are also other factors which play a role, and some of those factors may be subject to human control in a way that basic human nature and genetics
at least with current technology, we don't have that much ability to change it. Thank you, Professor Somin, for your participation in the conference. Now it's time to move to the next talk. So I give the floor to my colleague, Professor Masala. His talk is Populism as the Crisis of Political Trust. So please, Antonio. Yes, thank you very much, Pierluigi. Let me share some few PowerPoint. I guess you can see me. Okay, so it's quite late, so I try to cut as much as I can my presentation. My presentation, as you can see, is about populism as a crisis of political trust. And there are many studies on the different dimensions of populism, political dimension, social dimension, economic and legal dimension. And the same can be said about political trust. But quite surprisingly, the problem of how populism compare to the issues of political trust seems extremely understudied. We have some valuable empirical studies, but nobody, at least as far as I know, has yet developed a framework on the phenomenon in terms of political theory, which is important because populism is changing the basis of political trust. So this research is a contribution, try to be a contribution in this direction. First of all, we have to start with a definition of populism, which is a quite complicated phenomenon. Some author thinks it's necessary to speak about different models of populism. There is not just one kind of populism, but maybe we can find at least a basic definition for our aims. And we can define populism as a political proposal that rejects mediation. And actually, in the studies of populism, disintermediation is one of the key words. So reject mediation in order to restore the sovereignty of the people taken away by elites and realize the will of the people. So we can figure populism as a crisis of trust in democracy. And we are going to see these points. Is a crisis of trust in democracy at least on two main points. The first one is in a quite intuitive way, we can say. It is a crisis of confidence in the ruling classes, regardless of their political party, who never really wanted to fulfill the will of the people. In a deeper sense, it is also a crisis of confidence in liberal democratic institutions, which should be replaced by more and direct and unmediated democracy. So the populist premises is the solution of this crisis of trust in the establishment of a new ruling class, and often in a charismatic leader, that breaks with an abstruse mechanism of representative democracy in order to achieve what people really want. So the one of the key points, at least from the think of you, is the problem of representation. Why? Because the representation is really the key, I think, to understand the relation between populism and the political trust. Although the need for representation is never totally denied, in populism, the will to reform it is always present. So the populism aim is a system where the representatives are obliged to take into account the will, the wishness of the represented. Populism is in many ways a massive operation of simplification. The problem of politics does not lie in complex choices and in the tension between them, between these choices, between different values, but lies in the faith of politicians who do not want to pursue the interest of the people. So according to populists, the people, and they see the people as an organic entity, know what they want, people know what they want, and accomplishing what the people want is only a matter of willingness.
This is why in populism the dynamics of trust often moves along a simplistic line of identification, of similarity. I trust those who are similar to me. I choose those who look like me as a representative because they know what I need and I can trust them. So politicians and decision makers in general must be men of the people, because the difficulty is in knowing what the people want and being honest in order to achieve it. So in populism, the idea of representation as a complex phenomenon breaks down. If we think about the classical definition about representation, so let's think about Edmund Burke, the classical definition that see representation primarily as a question of reason, basically in the populistic discourse disappear. Burke's idea was that when choosing representativeness, we must look for someone who is not equal to me, to you don't have to look for something equal to myself, but has to be better, more competent, more capable of solving political problems that are complex problems. At the root, there is certainly the view of people of something plural, different, which has a different and sometimes opposing interest, but also the conviction that political choices are complex choices, choices that can have an unpredictable outcomes. So the problem of competence, of making law as a matter of reason, in the populistic discourse disappears. Once a problem has disappeared, only the matter of willingness remains. We need to know what the people really want, then we can easily fulfill their will. So strictly related with the problem of representation, we have the point of the personalization of politics. So a populistic leader is a man who knows what the people want because he belongs to the people. A leader who speaks the language of identification and builds political trust upon this language. The mechanism of political trust in populism are different from those of trust in traditional representative system. We trust the populist leader because we no longer trust institutions, the collegiate body for representation. We no longer trust ideology that propose a clear view of the world. So the populist leader has a qualitatively different trust. It is a personal trust built on not so much, or not only on a political program, but on non-political elements. The populist leader communication involves oversimplified political message. This construction of political trust also involves contents that have nothing to do with the political program. So the process goes and we end with a personalization in politics. Identifying with a person is easier than identifying with a political program, with institution, with procedures. An energetic leader seems a suitable solution to overcome the complexity of the political mechanism, often blamed for the failure to achieve the popular will. Political trust is based on the personal appearance and communication skill of a leader who wants to be felt as a quasi familiar person. If you look at the communication of a populist, this element is very clear. So political trust in this kind of leader is very different from the political trust in the institution. It seems to be a failure of a complex mechanism of representative democracy. And we can continue this point looking at the trust in the institution, because populism also, or maybe mainly, seems to be a tool to analyze a much more generalized crisis of trust, which affects not only the representative institution, but also almost every institution of any democratic system, whatever elected or not, to the point of being a crisis of trust in any form of authority. If the people are, or maybe we have to say the people is, because it's an organic entity, but let's follow the English rule and say, if the people are one and have one will, imposing limitation on the people makes no sense. Especially
essentially, if institutions that impose such restrictions are not a direct expression of a popular will. There are the causes of a crisis of trust in institutions. These are the causes of a crisis of trust in institutions. The institution act in an impersonal manner and follow established rules rather than the fall of the popular will is why the populism refuse this institution. So populism in this sense is the opposite of classical liberalism, which is a tradition of limitation of power, even of a power coming directly from the people. But this is the opposite of classical liberalism even in a deeper sense, because if you look at the tradition of spontaneous order, which starts with Mandeville and passes through Karl Menger and the Austrian school, the tradition of spontaneous order has shown that some of the main institutions that serve human well-being are not the product of deliberate choice of a political will aim to that result. In these circumstances, the trusting mechanism is a fragile, a complex trusting mechanism. It involves the acceptance of rules and results that were not chosen and which can sometimes disappoint us. Think, for example, about the process of the free market. Populists call into question any possibility of trusting all of this, fostering the idea that all form of authority must be ascribable to the people, and that nothing must be alien to the will of the people. Once the will of the people has been expressed, then we can give society the form that we want. And in this sense, populism seems to become a variant of what Friedrich Hayek called constructivism. So let's move to the conclusion of this view of the tradition between populism and political trust. As we saw, the construction of political trust in populism moves according to the dynamic of recognition and closer. I give confidence to those I know, who are like me, to those who I can control with my vote. A dynamic of trust that sounds, in a sense, may say, archaic, and that has the erosion the culture of trust as a counterpart, the crisis of trust in the complex mechanism and institution of the open society. Populism, in this sense, is an ideal litmus test to interpret the crisis of trust that liberal democracies and their institutions seem to be permeated with nowadays. Political representation and independent institutions reflect the need to achieve democracy through intricate path, which take account the popular will expressed at election time, while still submitting the sphere of politics action to the rules and procedure which govern politics. Trust in these rules and in this institution is trust in democracy. Populism negates representative liberal democracy. And by bringing every decision back to the will of a hypostatized people is an expression of a general crisis of political trust. Another point, the new populism, which is the populism related with social media, convey a feeling of closeness between the leader and the people, as well as a delusion of rebuilding the lost social cohesion. It is therefore the ambiguous and dangerous attempt to deny the old mechanism of trust and to replace them with new and technological trust building dynamics that seems to be more superficial and instinctive. In this respect, populism looks like a decline in the quality of political trust and in politics itself. So the question is, what are the reasons for this crisis? So, certainly many and varied reasons. Some of them are related with contingent political failures, other with structural difficulties. Among the structural difficulties
is the fact that politician has been overloaded with task and expectation. Politicians have suggested that all the individual expectation, or at least many of them, many of individual expectation, main turn into rights, became rights, not only expectation, which politics has to fulfill. And that the task of politics is to satisfy an ever increasing number of human desires. So the thought that such a task was feasible generated a widespread crisis of trust in the institution of democracy and in politics itself. So the crisis of trust seems related with too many expectations on politics as the good solution for all the social problem and expectation. So in this sense, populism is something that show more clear to us what is the problem of politics today and the problem of the crisis of trust in our democracies. Thank you. Well, thank you very much for your interesting talk. If you agree, I think we had better give the floor to Marco Menon, and then we can have a joint discussion. Is it okay for you? Sure, it's fine. Okay. So please, Marco. Okay, can you hear me? Yeah. Do you see? Okay, thank you very much. So I have a few slides. If you let me just share my screen. Okay, here it is. Here I come. Just let me go full screen. Does it work? Anybody? Yes. Okay, thank you very much. So, let's do it. After many decades of desuetude, the notion of the state as a fiduciary reappeared in the academic discussion in the 90s, thanks to the so-called fiduciary political theory. The project of fiduciary political theory recovers the three parties private law arrangement of the common law institution of trust and transposes it with some adjustments into public law terms. A trust is a legal arrangement involving three parties based on confidence and a duty of trustworthiness. The three parties are the entrustor, the fiduciary, and the beneficiary. The entrustor entrusts a property to the fiduciary. By virtue of this grant, the fiduciary becomes the legal owner of that property, but he is bound to exercise his property rights in the interests of another person, the beneficiary, according to the terms of the agreement. From the viewpoint of the fiduciary political theory, the law is the entrustor, the state is the fiduciary, and the people are the beneficiary. The fiduciary theory developed in the last 15 years aimed at a thorough reinterpretation of the state subject relationship in fiduciary terms. It maintains that the state is the trustee of its subjects, and therefore bound by peculiar fiduciary legal obligations. In the present discussion, I will focus on the contribution of Ivan Fox Dissent, whose most notable theoretical effort is represented by the book Sovereignty's Promise, the State as Fiduciary. I am convinced that Fox Dissent's theory deserves particular attention from political philosophers and political theorists. I will justify this statement by concentrating on a single but significant aspect, namely the problem of political obligation or the moral duty to obey the law. Fox Dissent challenges all consent-based theories of political obligation, above all John Simon's Lockean voluntarism, and proposes an alternative line of argument. His comprehensive fiduciary theory offers a basis for the justification of legal authority, which is almost the equivalent to what Simons called legitimacy. In Fox Dissent's scheme, the legal authority of the state is the authority to make, interpret,
administer and enforce law. It must be distinguished from the political authority of a state, namely, the power of establishing the substantive character of ordinary law within the framework provided by the legal authority of the state. It is only in this latter that is based on consent. Ultimately, the state's legal authority amounts to the power to create legal rules that are morally binding. Fox Thiessen's argumentative strategy amounts to a reply to Simmons' theory in Simmons' own terms. He argues that consent cannot be the basis of political obligation for the following reasons. Consent is either hypothetical or actual. If consent is hypothetical, possible consent to some possible state does not imply any actual consent to any particular state, to the effect that it is not clear why we should obey this particular state rather than some other. If, on the contrary, consent is actual, we will enter a slippery slope that leads us to philosophical anarchism, a position Fox Thiessen discards. Ultimately, at the basis of philosophical anarchism will stand Simmons' allegedly incorrect assumption that consent is the sole conceivable basis of legitimacy. In truth, relationships based on consent are not the only kinds of relationships in which one may exercise authority over another. Notwithstanding his radical criticism of Simmons, Fox Thiessen adopts his interlocutor's argumentative structure. He recognizes that the basis of the state's legal authority must be an appropriate moral relation between the state and the citizens. This is also Simmons' fundamental assumption. The point is that, according to Fox Thiessen, that particular moral relationship cannot be a contract-like relation based on consent, but a fiduciary relation based on trust, and premised on the Kantian conception of natural right. The moral basis of Fox Thiessen's theory is hence twofold. He establishes his fiduciary theory on a moral idea of trust based on the Kantian conception of natural right. This combination explains the authority and the obligation binding a fiduciary's exercise of power, that is, both the legal authority of the state and its fundamental fiduciary duties of fairness and reasonableness. This part of Fox Thiessen's fiduciary theory is perhaps the most fascinating for political philosophers. The first move of its argumentative strategy is the adoption of a Kantian conception of a natural right to equal freedom by virtue of our shared humanity. Every individual has the natural moral capacity to put others under obligation. The requisite of equal freedom implies the illegitimacy of unilateralism to the effect that no one has the right to impose unilaterally the terms of a relationship. The fiduciary principle establishes itself on this moral ground. It constrains every unilateral assumption of power to respect a fiduciary duty of loyalty, fairness, and reasonableness. When the latter influences the practical interests of vulnerable subjects, this is where the second move comes in, which brings into play the notion of trust in its common meaning of confidence. In Fox Thiessen's scheme, the beneficiary does not need to consent to the fiduciary's exercise of power on her behalf. The legitimacy of this power is grounded not on a contractual-like relationship based on consent, but on a fiduciary relationship based on trust. When the state exercises its irresistible administrative power, it does so on the basis of the beneficiary's trust. At this point, Fox Thiessen's proposal sounds counterintuitive. Our common sense notion of trust as confidence seems to imply a certain degree of consent. In the typical relationship of trust, if A entrusts herself to B, B acquires some measure of discretionary power over A,
since trust is given freely, it is commonly assumed that A has freely consented to make herself vulnerable to B. How does this fit Fox-Disson's statement, according to which the fiduciary relationship is based on the beneficiary's trust and not on her consent? In order to prove this point, Fox-Disson turns to a peculiar notion of trust. He draws on Annette Byer's classic paper Trust and Antitrust and their notion of an automatic and unconscious trust. Bayer states that, I quote, whereas it strains the concept of agreement to speak of unconscious agreements and unchosen agreements, and overstrains the concept of contract to speak of unconscious or unchosen contracts, there is no strain whatever in the concept of automatic and unconscious trust and of unchosen but mutual trust. Trust between infant and parent at its best exhibits such primitive and basic trust, end quote. Fox-Disson finds this distinction extremely useful to his project. The infant's trust towards her parent resembles the fiduciary relationship between the subject and the state, even though that does not reduce the subject to an infant and the state to a parent. What matters most is the fact that the automatic and unconscious trust exhibited by the infant-parent relation may express the sense of trust that the citizens have in the state. The state, in fact, exercises an irresistible administrative power over them, even if they have never explicitly reposed trust in the office holders. Trust, in the sense just presented, substitutes consent and seems to overcome the paradoxes in which any consent theory incurs. The automatic and unconscious trust is actual trust and connotes decisively the significant moral relation between subjects and the state. So, I quote, if we can act on the basis of another party's trust, even if that party has done nothing to repose trust in us, it follows that a fiduciary can act on the basis of beneficiary's trust, even if the beneficiary has done nothing to repose trust in the fiduciary, end quote. As we have seen in the scheme contrived by Fox-Disson, the beneficiary does not need to express a trust to let the fiduciary assume this trust as real and act accordingly upon such an assumption. The fiduciary who exercises an irresistible administrative power over the vulnerable subject's interests can act legitimately on the basis of a presumption of trust. In truth, the beneficiary does not actually repose trust in the fiduciary. It is the fiduciary principle itself that requires the state to act on the basis of the citizen's presumed trust. In order to explain this point, Fox-Disson appeals to the legal notion of agency of necessity. This notion allows him to conceive the state as a public agent of necessity, which, I quote, possesses and exercises public power that private parties are not entitled to exercise, end quote. The agency of necessity is justified by the juridical, I quote, inability on the part of the principal to exercise the power that law has entrusted to the agent, end quote. The administrative power of the state as agent of necessity, not based on consent by the beneficiary, but on a presumption of trust, overcomes the problem of unilateralism, provided it acts in the full respect of its fiduciary obligations. Hence, it appears that what really matters in Fox-Disson's scheme is not so much any actual trusting on the part of the beneficiary, be it automatic or unconscious, but rather the fulfillment required by the law of certain moral and legal obligations emerging in a fiduciary relationship. In other words, the law commands a de facto sovereign, in order to become legitimate, to act on the basis of the duties connected to a trust-like relationship with its subjects.
It is only on the basis of such an assumption of duties that a de facto sovereignty becomes a de jure sovereignty. By acting on the basis of fiduciary obligations, the state acquires legal authority, that is, the moral right to be obeyed by its subjects. The moral justification of the duty to obey the state can be thus summarized as follows. On one hand, the Kantian conception of an innate right to equal freedom and non-domination places the state under the obligation to guarantee legality, equal liberty, and security to its subjects. On the other hand, the fiduciary principle, by imposing fiduciary obligations on the state's unilateral assumption of irresistible administrative power, justifies its legal authority and thereby grounds the subject's moral duty to obey the law. Fox Dyson's entire construction intends to show that consent is not required for the legitimacy of the state. This theoretical effort has aroused a lively debate about the possibility to apply private law principles to public law and political theory, and the ways in which such an application can be effectively achieved. In this context, I will concentrate on the main objections to this legitimizing project and briefly explore the compatibility of the fiduciary principle with the Lockean consent-oriented theory of political obligation. The legitimizing performance of the fiduciary principle faces two main objections. The first one, philosophical in character, concerns the effective achievements of the fiduciary principles. It seems, in fact, that the state's compliance with fiduciary duties as required by the law and its exercise of irresistible administrative power according to the standard of legality gives us only a reason to obey the law, not yet a moral duty to obey it. In truth, as Fox Dyson recognized in an earlier exposition of his theory, that compliance is a necessary but not sufficient condition of legitimacy. The claim raised in his later systematic work is clearly more ambitious, but the earlier admission seems to be truer to the effective legitimizing capacity of the fiduciary principle. According to a critic, Fox Dyson's later exposition seems to conflate, I quote, the fact that compliance with fiduciary constraints legitimates exercise of fiduciary authority with the distinct and untenable supposition that the existence of fiduciary constraints can legitimate a claim to possession of fiduciary authority, end quote. In brief, the fiduciary principle would greatly contribute to the state's justification, but not to its legitimacy. The citizens would have notably good reasons to support, or at least not to interfere with, Fox Dyson's ideal state. Still, it is doubtful that they will be morally obligated to obey it on the basis of the fiduciary principle alone. The second objection concerns Fox Dyson's appeal to the notion of agent of necessity, and it is of a purely legal character. As noted by Andrew Gold, among others, the form of agency Fox Dyson appeals to in order to characterize the fiduciary relation between state and citizens does not really fit this last kind of relationship. The requirement of the agency of necessity is the impossibility of communication between the agent and the principal. Therefore, the appeal to this legal institution, I quote, might suggest that the state has legitimate authority with respect to children or individuals who are mentally incompetent. Extending the agency of necessity doctrine to the public setting, the state's legitimate authority would be quite limited, end quote. It is evident, though, that the legal incapacity of private subjects asserted by Fox Dyson would encourage consideration for the state as an agent of necessity. But this seems to be equally questionable, for agents of necessity in general have not the ability to instruct and command their principals.
Several authors recommend, therefore, a partial opening of the fiduciary theory to consent as the basis of political obligation. The fiduciary principle alone does not seem capable of legitimizing the state's political authority. In light of this, it appears necessary to renounce to Fox Thiessen's comprehensive view and pursue a different strategy. On the basis of the compatibilist approach advanced by Stephen E. Galoob and Ethan J. Leib, it seems plausible to combine the fiduciary principle with different theories of legitimacy, among them the very voluntarism Fox Thiessen so strenuously opposes. Galoob and Leib also maintain that Simon's theory would need a certain modification in order to become hospitable to the fiduciary principle. But I will say that his radical voluntarist scheme already provides a footing to it. I am referring to those non-consensual interactions in which a party is allowed to normatively affect the condition or interests of another party. In fact, it is not fully correct to assert that, in Simon's view, the voluntary commitments of the citizens are both necessary and sufficient to explain the right of the state to rule over them. Certain normative interactions can be non-consensual and still be morally binding, namely those commanded by natural law. As Simons himself admits, I quote, "Coercion by governments is unjust only when it extends beyond the enforcement of our natural duties to others," end quote. Hence, I conclude, the fiduciary principle can find some meaningful application at the intersection between natural rights and duties without requiring consent from the parties involved. Thank you very much for your attention. Okay. Thank you, Marco. Any questions or responses? We have just 10 minutes for discussion. No more than that, I'm sorry. Okay. May I speak? Please. So, okay, is Professor Somin there? Because I don't see him in the chat. I don't see him. I think... I had a question for... No, he wrote me on the chat and he apologized, but he had a faculty meeting, so he had to leave about in the middle of your presentation. Okay, before we can speak in it to it, translate in the chat. Bene ragazzi. Ma io avevo una domanda per Somin, però ne ho una anche per Antonio Masala. Posso? Sì, certo. Grazie. Antonio, grazie molte per il tuo bellissimo intervento. Una cosa mi ha colpito in particolare e volevo chiederti un chiarimento perché forse non me ne sono persa. Allora, c'è la questione del political trust, cioè della fiducia politica. Però poi, nel tuo argomento, tu distingui tra la fiducia nelle istituzioni, trust in the institutions, e comunque una forma di fiducia che viene conquistata dai leader populisti, dai leader carismatici. Ecco, sono entrambe forme di political trust o c'è una differenza sostanziale che rende la fiducia nei leader populisti qualcosa di non political trust? O ecco, quindi sono entrambe due forme di political trust, per cui in fondo con il grande successo dei leader populisti, political trust non è in crisi in quanto tale. Grazie. Sì, infatti, no, va bene, mi aiuti a precisare, perché nella prima slide io precisavo che oggi abbiamo una political trust della democrazia, non tanto della politica in se stessa, ma della liberal democrazia. Quindi l'idea è che i leader populisti vogliono sostituire la fiducia nelle istituzioni e nella ruling class delle liberal democrazie con una forma diversa di political trust, che fa
affidamento sul riconoscimento di qualcuno che è uguale a te, di forme di comunicazione diverse, insomma, tutte le cose che sommariamente ho indicato, che è molto diversa da un lato dalla fiducia nelle istituzioni e nella rappresentanza politica che entra in crisi, ed è qualcosa di più semplicistico e di più arcaico. Quindi è la sostituzione con una diversa forma di fiducia politica a quella che è la fiducia politica nelle istituzioni, che è qualcosa di più complesso, perché non è la fiducia politica soltanto in qualcosa che scegliamo, in una cosa che ci viene detta, la facciamo e la realizziamo. Dimmi solo qual è la tua volontà, io la realizzo, ma è qualcosa di molto più articolato e di molto più complesso. Quindi in questo senso con il populismo si sostituisce una forma di political trust diversa e passa per lo scalzare le forme tradizionali del political trust nelle democrazie. Quindi in questo senso, e poi la chiusura era, forse non ho sintetizzato bene, che per tanti punti di vista il populismo è un po' la punta dell'iceberg di quello che in realtà succede da un po' di tempo nelle nostre democrazie. Insomma, su questo c'è una letteratura molto, molto ampia che in parte cito nel saggio. Mi piace ricordare ad esempio il libro di Giovanni Orsina pubblicato in italiano, ma poi ce ne sono tanti altri. Insomma. Bene, non so se ci sono altre domande. Se non ci sono, chiederei ad Adriano o ai tecnici se è possibile avere la registrazione, così magari ho anche la possibilità di seguire le relazioni che ho perso. Sì, è previsto, anche perché vorremmo caricare poi l'intero convegno sul nostro sito Etica Scienza Democrazia, che ormai diventa il repository delle varie nostre attività e che si prolungherà, che si sta prolungando nel PRIN che stiamo svolgendo, e speriamo si prolunghi anche in altre nostre iniziative. Vabbè, cos'è? Quindi posso avere un link? Come avviene? Cioè... Sì, appena ci daranno i tecnici queste registrazioni, lo caricheremo e avrai il link e la possibilità di scaricare. Bene, perfetto. Allora, non mi resta che ringraziare tutti. Non abbiamo potuto trovarci di persona, insomma, avremo altre occasioni. Comunque è stato, per quello che ho potuto vedere, un bel convegno. Abbiamo coperto veramente molti ambiti del trust, della fiducia, mostrando l'importanza concettuale e anche pratica nelle nostre società. Quindi credo che possiamo essere tutti molto, molto contenti. Va bene, io vi ringrazio e grazie ad Adriano che è stato l'ispiratore del convegno, grazie a tutti i partecipanti e ovviamente ai relatori. Grazie ancora, arrivederci. Grazie, a presto. Grazie. 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 Arrivederci. Grazie a tutti.